Buonasera, buonasera. Grazie innanzitutto a Taurus, a Barbs, a Travellante, a Giulia, grazie per gli abbonamenti, grazie mille, buonasera. Quanto è bella la musica d'Alessia, quanto è bella! Incredibile. Allora, buonasera e benvenuti a questa quinta puntata, questo quinto episodio di Alessia 3300, l'isola di Uncharted e la disperazione di Ananke, che è il primo vero e proprio modulo sandbox scritto, creato da me e scritto insieme a, con l'aiuto di PG Azzurra per Alessia 3300. Ricordo che potete utilizzare i token con punto esclamativo token, tranne i token di plot twist che trovate, quelli non ci sono, come vedete non ci sono nemmeno qua i cazzettini per averli. Grazie Alessandra 9 per l'abbonamento. Con punto esclamativo token li trovate, punto esclamativo sub, punto esclamativo prime, potete abbonarvi per sostenere il canale e il progetto banalmente. Mercoledì sera ci sarà una live in cui in tranquillità spacchetteremo carte di Magic che mi sono arrivate e vi farò vedere anche il manuale di Ravenloft in italiano che mi è arrivato, sono molto felice. Che mi ha inviato Wizard. Ma questa sera giochiamo. Adesso insomma, non ti preoccupare, farò anche riassunto. Giochiamo ad Alessia, giochiamo a D&D, giochiamo con i nostri amati giocatori Eris, Dabran e Ziogre e l'appena entrato Xanin, perché purtroppo è successo qualcosa di orribile l'ultima puntata, e adesso ve lo racconto. Ma prima di iniziare facciamo un prologo e facciamo vedere dove siamo, che cosa succede ad Alessia nel 3300 e perché i nostri personaggi si trovano nei guai. Quindi andiamo con il prologo e poi iniziamo con la partita. Eccoci qua. Il giorno del giudizio è arrivato per Alessia. I misteriosi cristalli spuntati fuori dopo la battaglia al centro del mondo si stanno spegnendo. Chi ne possiede uno lo difende con la vita. Quei cristalli vogliono dire energia, sostentamento, potere e vita. Durandal, l'antico bibliotecario di Acumne, osserva impotente lo sgretolarsi della realtà che lo circonda. Intrappolato nella sua torre dei libri, assiste al male che serpeggia e si impadronisce degli esseri viventi. Decide dunque di usare di nuovo la sua magia dopo centinaia di anni, per ingaggiare dalle più disparate dimensioni esistenti anime eroiche pronte a viaggiare in lungo e in largo nelle terre di Alessia. Questi avventurieri dovranno recuperare i cristalli di energia e trovare Adam in tempo, prima che succeda l'irreparabile, prima che si manifesti di nuovo Idron. Da qui inizia l'avventura di Alessia 3300. Da qui si parte per salvare il mondo. Questa è Alessia 3300. Eccoci. Allora, che cosa è successo fino ad ora nella campagna di Uncharted e la disperazione di Ananke? Allora, i nostri personaggi sono arrivati sull'isola di Uncharted, hanno deciso di esplorare la parte nord, hanno superato le prove all'interno della torre di Dote e hanno trovato un'isola molto molto strana, tropicale, sicuramente antica, un'isola piena di magia ma soprattutto piena di vegetazione. Hanno subito capito che la giungla e tutto ciò che non è terra battuta è sicuramente zona molto più pericolosa di quello che si possa immaginare. Una volta risolto il problema a nord, una volta capito che i cristalli su quest'isola funzionano in un modo nuovo e che i colori della notte della giungla di Uncharted si tingono di un viola meraviglioso, spettacolare, ma anche molto inquietante e ambiguo, scendono a sud, vanno a esplorare a sud, trovano le stazioni che sono dei luoghi di riposo e di conoscenza ad Uncharted, incontrano le nove leggi della natura, secondo cui gli uomini non possono fare praticamente quasi nulla alla natura, e la natura decide sulla vita e sulla morte di questi esseri viventi, di coloro che abitano la terra appunto di Uncharted. Incontrano
Gilda nella casa, questa 95enne che vive con i suoi tre pneuma dell'amore, Fogian, Xelio e Damiano Ananke, che si presenta appunto come il padre di Rufus Ananke, un grande pirata e condottiero che viene proprio da Uncharted e che si sa essere tornato in cerca del suo... Oh no! Del suo tesoro. C'è un meno 3, Barbs. Ti voglio molto bene, grazie mille per la donazione. Forse non ti ringrazio, ma sì, ti ringraziano pure i giocatori perché stanno comunque in fissa. Ma grazie mille, veramente. Allora, dicevo, quindi loro vanno a sud, scoprono che Gilda ha un problema, ha un forte mal di pancia. Grazie, Jody Fish, grazie per l'abbonamento regalato. Non ti preoccupare, Barbs, non ti preoccupare. Grazie e benvenuto a KTK. Quando vanno a sud, scoprono che un miscuglio di erbe fatto con un lavoro di alchimia di Druto, che è questo il proprietario della torre di Lostun, scoprono appunto che lui non c'è, possono prendere il suo miscuglio. Dopo aver ucciso gli pneoboldi, che sono questi coboldi pneumatici che si trovano all'interno della torre, tornano dal Gilda e decidono di fare qualcosa di strano. Decidono di liberare i tre pneuma dell'amore che secondo loro sono imprigionati da Gilda. Quello che però non si aspettano è che Brandon, il draconide guerriero, fa esplodere il cristallo che è il fermaglio, che porta nella testa Gilda. Per terra esplode tutto, tutti a terra. Quasi party kill, non è stato un party kill. Riescono a tirarsi su tutti tranne Brandon. Vedono un'immagine pneumatica come fosse una previsione, dopo che Dabram decide di dare il miscuglio di erbe che era per Gilda a Brandon. Vedono queste figure lunghe che si allungano sul corpo di Brandon e che è su un focolare. Decidono di attraversare la giungla, decidono di raggiungere Antiqua per salvare Brandon, ma nella giungla purtroppo rimangono vittime di scontri molto potenti. C'è un troll che sta rischiando di uccidere tutti quanti. E a quel punto la natura fa il suo corso. Druto dà una possibilità, una volta che l'incontra nella giungla, di salvarsi. E dice però che molto probabilmente dovranno abbandonare il loro compagno, Brandon, perché la natura vuole qualcosa indietro. La miseria! Manuela! Manuela! Ma che bello! Mamma mia. Allora, più 7 al prossimo dado. E poi un botto di altri. Allora, mi segno gli altri. 9 vantaggi abbiamo. E 11 punti esperienza. Punti di ispirazione. Vabbè. Follia totale. Grazie, Manuela. Ti voglio molto, molto bene. Dicevo, grazie, Ninetos. Grazie per l'abbonamento. La natura fa il suo corso. E il povero Brandon viene assorbito dalla terra. E i tre personaggi che rimangono in piedi, Eris, Dabran e Zioghe, si dirigono ad Antiqua come se la giungla li maledicesse, ma li facesse passare. Arrivano ad Antiqua, sono distrutti. Durante la notte incontrano lo pneuma della calma di Brandon, che dice che avrebbe fatto la stessa cosa anche lui se fosse trovato nella loro situazione. E loro quindi possono proseguire il loro viaggio. Incontrano un nuovo personaggio, Xanien, nella locanda Illuminatis, la locanda di Antiqua, questa città di pietra e terra battuta in mezzo alla giungla, come se la giungla avesse donato una parte della terra appunto alla popolazione e alla civilizzazione. E chi l'ha da fare, signora Ritano? Quindi ora sono ad Antiqua. Hanno assaggiato la potenza e il pericolo della giungla di Uncharted e ora sono pronti ad entrare per la prima volta nella storia delle live di Alexia su tre campagne in un cazzo di mercato. Non dovrebbe succedere niente. Se non fanno cazzate è un cazzo di mercato, se fanno cazzate non sarà un cazzo di mercato, ma sono ovviamente affari loro, cioè, nel senso, io non c'entro assolutamente niente. Signore e signori, vi faccio incontrare i nostri personaggi e li porto direttamente all'interno del mercato di Antiqua, dove potranno incontrare degli aiuti, delle forti curiosità verso questa città, ma soprattutto i loro prossimi passi nell'avventura di Uncharted e la disperazione di Ananke.
Buonasera. 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 Come va? Ho solo una cosa da dire. Hai solo una cosa Abbiamo da dire. Già fatto la storia, perché la prima morte è il primo mercato. Sì. Cioè, prima morte. Sì, sì, sì. Siete non nella... alla fine della campagna. No, no, esatto. A praticamente un terzo, anche un quinto. Io un vorrei quarto. Una targa. Vorresti una targa. Per aver cioè, partecipato a, qual- a una roba in cui qualcun altro è morto. Beh, storica. Effettivamente è storica. Allora, signore e signori, io vi descrivo il mercato. Siete proprio all'entrata di questo splendido mercato di Antiqua. È un mercato molto grande. Effettivamente, quello che vi rendete conto è che non ci sono mai recinzioni ad Antiqua. Vi siete resi conto da quando siete in questa città che non è una città che si chiude o che chiude le parti di essa alle altre. La giungla anche qui fa da confine naturale ai tendoni e alle costruzioni del mercato. Ci sono molte persone che con la luce del giorno visitano il mercato. La giungla è tranquillissima e nessuno sembra avere paura di quello che voi invece avete temuto e affrontato. Ecco, è come se adesso che lo sapete, quello che c'è nella giungla per le persone di Antiqua fosse la cosa più normale del mondo. Siete all'interno del mercato e c'è un disturbo, mi sa, di qualcuno. Sì, sentiamo anche noi. Non sono io però, è uno di voi. Aspetta. Non è Vink. Dovrebbe essere Francesca. Dovrebbe, non ce ne frega niente. È Francesca. Ma non ce ne frega un cazzo. Va benissimo così. Ricordiamo che Francesca gli sta facendo questo enorme regalo. È in vacanza e ha deciso di accettare di fare. Non vogliamo sapere in che condizioni sei. Però sei abbronzata e bellissimo. Quindi va bene così. Allora. Ha delle persone con le palme che la. Che stanno muovendo. Allora. Ok, iniziamo. Siete all'interno del mercato, c'è una strada centrale, ci sono dei tendoni. Alcune persone parlano di quanto sia stato incredibile comprare le meraviglie di Brumbal. Altri invece si sono... Vedete due persone abbastanza ubriache che sono al tic e parlano di questo negozietto scavato nella terra, dove c'è Merrick che li ha fatti bere in un modo veramente incredibile. E poi c'è una ragazza che racconta alla sua amica che in realtà c'era quasi riuscita a conquistare il venditore di sfere. Cosa fate? Quindi c'è una strada centrale, tipo mercato, tipo le tendoni, sì, sì, tipo è del proprio, mercato. Sì, è proprio una strada centrale, a destra e a sinistra ci sono delle viuzze, ma che scompaiono tra i tendoni. C'è molta frutta, ortaggi, vedete che ci sono un sacco di prodotti della terra di Anciarto, è pieno di tendoni che vendono veramente la qualunque. Tutti quanti i prodotti sono comunque di un colore che si avvicina al blu, alcuni hanno delle tinte rosse e questo è quello che apparentemente, insomma, vedete così a prima occhiata. Grazie Joctavarium per l'abbonamento. Cosa fate? Ragazzi, io direi di andare a dare un'occhiata al Brumbal. Quindi okay. Rimanete uniti, vi dividete, cosa fate? No, stiamo perfetto. Insieme. State insieme. Ok, grazie Milka per l'abbonamento. Ok, quindi vi dirigete verso Brumbal. Allora, non sapete dove andare, dovreste chiedere a qualcuno, dovreste fare delle cose, insomma. Ci sono delle persone che... Ditemi a chi volete. Vedete che ci sono due anziani, c'è una ragazza con un altro ragazzo, un altro tendone, ci sono dei bambini che...
girano per il mercato. Alcune scimmie, come vi dicevo la volta scorsa, ci sono delle scimmie che si muovono con le liane che appaiono sopra il mercato. E insomma, ci sono vari avventori. Che cosa fate con chi vi avvicinate? Io dico a Eris di chiedere a qualcuno. Dico Eris. vedi un po' dove Brumbal. Io mi avvicino agli anziani. Ok. Buongiorno. Volevamo sapere dove si trova il negozio di Brumbal. Ah, il negozio delle meraviglie di Brumbal, intendete, signorina? Proprio quello. Beh, in fondo alla strada. Vedete? È proprio quel tendone lì, proprio subito prima della giungla. E vedete questo tendone effettivamente colorato. Sì, ci sono dei tendaggi, scritto Brumbal peraltro, è enorme. Il proprio tendone meraviglie di Brumbal è qui, c'è scritto sotto tra parentesi. Ma è grosso, c'è scritto è una feccia luminosa. Una roba che è difficile non averlo visto. Però gli anziani, sono questi due anziani che vi hanno indicato la strada e quindi... Niente, ti dicono che appunto dovrai continuare, proseguire per la strada per arrivare al tendone delle meraviglie di Brumbal. Eris, nel mentre, quando inizieremo a camminare, vuole tenere un occhio aperto nel caso vedesse Diomen. Ok, va bene. Dabran vuole tenere due occhi aperti per vedere se trova dei palini al salame. Certo. E Dabran, fammi per favore un lancio di... di investigation. Ti prego. 11 punti ispirazione. Che dire? No, non te lo faccio usare. Non te lo faccio usare. Incredibile. Ciao Aurora. Tu sei convinto? Anzi, in realtà quest'uno è paradossale perché fa il giro. Tu hai capito che qua nessuno mangia salame. Nessuno. Questo tu. Già è triste. È rotto un già, già è scioccato. Ora vuole scappare da questo posto, maledice Durandal e tutti quelli che ce l'hanno mandato. Sì, Xanin c'è la nuova foto perché si è tagliato i capelli nel mentre, perché ha trovato un parrucchiere al mercato e ha tagliato i capelli così. Ok, quindi... Ah, è vero, più 7. Purtroppo sì, sprechi il più 7 che no. Ti è stato... è andata così. Purtroppo, comunque fai 8 e comunque hai fatto fumble. Quindi in realtà... Comunque è uno. No, ma sai che ho appena creato una regola? Quando si fa 1 o 20, io non ve lo uso il bonus perché è 1 e 20. Quindi perché però dovrei usarlo? È un'ottima idea. Avete ancora il 7. L'ho appena creata. C'è qualcuno che può dirmi qualcosa? Obiezioni? Qualcuno ha obiezioni? Devi dire qualcosa? Grazie Aurora per l'abbonamento. Perfetto. Ma come non ci sono panini al salame? Non ci sono panini al salame? Zero, nulla. E zio Ogre, ma qui non ci sono panini al salame? Cos'è ma come il salame? Facciamo? Il salame è un affettato prodotto da animali che noi alleviamo. Si avvicina un ragazzino quando dice questo. Che cos'è un affettato? Un affettato è un... Io prendo Dabran per le... per il braccio e lo tiro e andiamo verso ehi, mentre la lontanate, ma che cos'è un affettato? Il bambino scompare. Esatto, io faccio così. Esatto, ci sono delle persone che coprono la visuale del bambino e di Dabran che non riescono più a vedersi. Arrivate davanti al tendone delle meraviglie di Brumbal. Fuori c'è questo questo omone elegante, vedete che sta parlando con una coppia di signori sulla cinquantina, è veramente statuario, è grosso ed è un umano, è ben vestito, è elegante, vedete che ha anche i capelli pettinati con questo ciuffo che scende laterale, avrà più o meno 45 anni, ma è di bell'aspetto, occhi chiari, capelli chiari, insomma è veramente un bell'uomo e sembra distinto. Poi si allontanano i due signori, che Harry si ride, si allontanano i due signori che parlavano con lui e lui rimane a guardare la situazione. Cosa fate? Harry si avvicina. Sì. E con l'anello dove c'ha il sigillo nobiliare. Sì. Molto piacere, Eris. Voi siete Brumbal, suppongo? Sì, sono io Brumbal. Chi siete voi? Che cosa ci fate qui? Io
sono Eris e loro sono i miei compagni d'avventura. Siamo qui perché abbiamo sentito del vostro negozio, delle vostre meraviglie e volevamo dare un'occhiata. Avete sentito delle meraviglie del mio negozio? Beh, questo mi fa molto piacere. E vedo che siete dei guerrieri, oltre a essere dei viandanti. Quindi siete interessati a cosa, precisamente? Pozioni di cura. E beh, non so in realtà cosa potete offrirci. Dardi per balestre. Dardi per balestre. Va bene, entrate e vi mostrerò quello che posso vendervi. Vi fa entrare. Effettivamente il tendone di Brumbale è enorme. È anche molto più grande di quello che sembrava da fuori. Sembrerebbe quasi un sortileggio. Ci sono delle teche di vetro. È la prima volta che vedete del vetro qui ad Anciarto. Ci sono poi dei ripiani dove vengono adagiate delle armature, delle armi. E vicino alla maggior parte degli oggetti però c'è scritto venduto. E quindi vedete che la maggior parte, anzi tutte le armi e le armature sono vendute. Però poi c'è una sezione del negozio più in fondo dove ci sono degli oggetti. Sono degli oggetti che effettivamente sembrano degli oggetti magici. E Brumbal, con le mani dietro la schiena, vi accompagna all'interno del negozio e comincia a descriverlo. Dice: beh, come vedete le meraviglie vanno a rupa. Qui abbiamo delle armature fatte su misura per alcuni combattenti che vengono dall'antica terra di Rigoglio. Ah, pace all'anima di chi ha vissuto in quella gloriosa città. Poi qui abbiamo altre armi, ma anche queste sono vendute per una compagnia di eroi che salperà presto dal porto di Anciarto per chissà dove. E poi qui, ecco, qua c'è una sezione che forse vi può interessare. Allora, quello che vedete è che c'è una teca in cui c'è un fermaglio, delle fasce metalliche, una bacchetta, un amuleto e un mantello. E poi due pergamene arrotolate. In questa grande teca di vetro illuminata dall'alto c'è un buco tra i tendaggi sopra appunto il negozio di Brumbal che fa scendere una luce, sembra fatta apposta, e che illumina appunto la teca e tutti gli oggetti che ci sono al suo interno. Madonna mia, Francesca, cosa sta succedendo? Ma non è che tipo è attaccato male il... Ah, adesso c'è non fa... un telefono vicino. Mi sono occupata. Forse c'è un telefono vicino? Ora non c'è. È mutato? No. Ok. E ora non si sente. Adesso non c'è più. Ferma. Non fare nient'altro. Ferma. Cioca. Resta così. Oh. Tutta la Ok. Cosa fate? Cosa volete vedere? Cosa chiedete a Brumbal? Da adesso in poi parlate, ragazzi. Io vi rispondo come Brumbal. Ah, sì. Buongiorno, signor Brumbal. Buongiorno, nano. È già stata una delusione scoprire che qui, nella vostra terra, non ci sono panini al salame. Salame? Che cos'è il salame? Salame è un prodotto tipico delle nostre terre, poi un giorno. E come è fatto? Di che sa? sa di casa il salame, signor Brumbal. Ma è... sa di casa? Deve essere gustoso. È un derivato animale. E lui quando dice questa cosa si blocca un attimo e fa: come un derivato animale? E si mangia? No, sì, signor Brumbal, no, nel senso animale, che lo producono gli animali ma non vengono maltrattati per fare il salame, signor. E come si può produrre? Crescono, lo fanno loro, gli animali fanno il salame. Lancio un insight giusto per farmi una culaggine assurda. Vabbè, ho fatto 19 di dado, vabbè, niente. Nano,
Non no, prenderti. vabbè, ok, scusi, Brumbal. Ah. È stato un weekend difficile, ecco. Mi trovo in un mondo che non mi appartiene. E mi hanno chiesto di salvarlo e sono successe un sacco di cose che ora... Vabbè, siamo cosa vi è successo? Senso. Vedi che Brumbal prende una sedia. Quando ti stava per rispondere a tono, ma poi quando ti ha visto aprirti e essere sincero, ha capito. Prende una sedia di legno, si siede. Raccontatemi, che cosa vi è successo? Penso che l'elfa sia più in grado di raccontare... No, no, lo voglio sapere da te. Mannaggia. Dico proprio mannaggia. Cioè... Sì, sì, lo so. No. Vai, è tutto roleplay, vai. Niente, allora, lei sa di Durandal? Certo che so di Durandal, perché? Ecco, perché Durandal ci ha chiamato qui, su Alexia. Ma non ci ha dato troppe spiegazioni, ecco, è stato un po' criptico da noi. Di solito lo fa, si diverte così. E ha detto che ci ha parlato dei cristalli, sì. Di Adam, sì. Di cose che dobbiamo fare su questo mondo, sì. E ci ha mandato ad Uncharted. Ok. E ci ha mandato ad Uncharted. E siamo arrivati ad Uncharted, ma... questa terra è nuova per noi, ecco, signor Brumbal. Certo che è nuova per voi. Soprattutto per un nano che ha vissuto in collina per tutta la sua vita. Deve essere una novità. Qui poi di nani non se ne vedono tanti. Appunto, me ne sono reso conto. Siete tutti alti chilometri. Ho il torcicollo da due giorni. Sto andando a giro così. E niente, quindi l'isola ci ha riservato... Le sorprese che lei conosce, no? Abbiamo assolutamente avuto modo, sì. Di siete stati nella giungla? Purtroppo sì. Ma quindi siete voi quelli che sono stati attaccati da un'altra compagnia e che si sono dovuti rifugiare nella giungla? Ah no, per fortuna questo non è successo a noi. Ah. Quelli siamo noi. Ti guarda? Come? Beh, eravamo noi, volevo dire. Che cosa vi è successo? Stavamo camminando a sud e a un certo punto, arrivati quasi vicino alla casa di Pito de Betis, certo. Esatto. E dalla giungla sono comparsi altri quattro eroi. Avevano in mano un cristallo ed erano strani, non abbiamo capito perché. E hanno iniziato ad attaccarci. E siamo dovuti scappare, io, mio compagno e la giungla per sopravvivere. E purtroppo ne sono uscito solo io. Dov'è il tuo compagno? È rimasto lì. Nessuno rimane nella giungla di propria volontà. Diciamo che non aveva troppe... Non aveva troppa scelta di movimento in quel momento. Lui si mette una mano sul mento come se stesse riflettendo. Poi guarda verso Eris. Ne avrete da parlare voi quattro. Ma adesso torniamo agli affari. Quindi, Eris, hai capito che lui ha voluto tagliare corto la cosa che stava raccontando Xanien. Sì. Torniamo agli affari. Che cosa vi interessa di quello che vedete qui in questa teca? Cosa sono quelle pergamene arrotolate? Queste sono due pergamene, ognuna che porta scritto l'incantesimo Rinascita. Ti vedo interessata, Elfa. Sì, molto. Sono un mago, infatti, quindi a me gli incantesimi interessano molto. E... Beh, possiamo parlarne? Se vuoi, sì, assolutamente. Vuoi sapere quanto costano? Sì. 300 monete d'oro l'una. E cosa farebbe questo incantesimo? È un incantesimo che qui ad Uncharted non è visto benissimo, perché va contro le regole della natura, però mi permetto di dire che gli esseri umani a volte riescono a convivere con le regole della natura e tra le pieghe della legge ne trovano la possibilità di muoversi. Ed è un incantesimo che fa tornare in vita un essere vivente morto da un minuto. Ah, io guardo, ragazzi. io dico sottovoce, l'avessimo avuto prima. Come umano? No, dico, sembrano degli incantesimi potenti.
Sì, lo sono. Sono è un incantesimo molto potente che però può essere utilizzato solo da chi incanta la magia bianca, quindi dal nano, per esempio. Vi interessa, no? Ci interessano. Grazie Pitara intanto per l'abbonamento. Sì, ci interessano. Quanti ne volete? Uno o due? Solo chi usa magia bianca può. Sì. Può impararlo, vero? Sì, ed è ovviamente una pergamena che esaurisce il suo potere una volta utilizzata una tantum. Io prendo il sacco delle monete, inizio a contare. Dico a Dalton. Basta una. Io sono un po' scioccato da tutte quelle monete d'oro perché non le avevo mai viste. Quindi ne volete uno o due, scusatemi. No, per adesso però... un secondo, metti da parte, metta da parte Brumbal, per favore. Prima altre domande, cioè arriviamo poi al conto finale, si fa tutto insieme. Ok, quindi per il momento metto da parte una pergamena rinascita. Sarebbe molto gentile, sì. Io dopo aver messo a posto le monete, prendo un attimo la mappa che abbiamo e chiedo se ha qualcosa per completare la mappa che portiamo noi con noi. No, purtroppo questa non è una mappa di chi abita Uncharted, è proprio una mappa di chi l'ha visitata e che ha voluto forse lasciare un regalo a chi l'avrebbe visitata dopo di lui. Purtroppo non ho le altre parti, ma se cercate bene in giro sicuramente troverete altre parti della mappa, chi lo sa. Ciao Mase, che bello. Quindi una volete una pergamena rinascita? Prima vogliamo capire cosa sono gli altri oggetti che avete. Per cosa avete curiosità? Scusi, signor Brumbal, quell'amuleto nelle nostre terre assomiglia molto a un amuleto della Costituzione. Potrebbe mica per caso essere quello? È proprio l'amuleto, l'amuleto della salute. Ne sarei proprio interessato, signor Brumbal. Quante monete d'oro? Solo per te costa 600 monete d'oro. Alla visage. Sì, alla visage della visage. Sì, sono mancato durerà poco, mi sa. Sto mercato è come andare a fare shopping nella nostra vita. Cioè, vai, prendi una cosa. Ciao, e torni a casa. Scusa, non voglio sapere quanti, perché non voglio ricordarmi quante monete d'oro voi abbiate. Quindi sei interessato, nano, all'amuleto? Io sì, sarei interessato. Voi che dite? Potrebbe farmi molto comodo. Margherita, i saldi di Brumbal sono molto personali. Lui si affeziona molto alle storie delle persone. Servirebbe avere via condotti per delle sfere di memoria. Allora, in realtà non avete chiesto di nient'altro, vi interessano solo queste due cose? No. Io vorrei sapere del mantello. E la bacchetta. Se è possibile, anche. Signor Brumbal. Allora, il mantello è un mantello della protezione. E ti aiuta a proteggerti e a essere più forte, più forte quando sei il target di un attacco. E costa 300 monete d'oro per te, Xanien. Invece tu, Eris, di cosa eri curiosa? La bacchetta. Gallo. Fa ride. La bacchetta è la bacchetta delle meraviglie. È una bacchetta che possiede delle cariche, 7 per la precisione. E è una bacchetta... Mettiamola così, che è molto divertente da utilizzare. Foste in un'arena, sarebbe di estremo intrattenimento per chi vi guarda. Ma noi non siamo in un'arena, purtroppo. Eris, per voi la bacchetta costa sole 300 monete d'oro. Grazie. Mi piace il vostro sorriso. Arriviamo a 150 allora? No. Uno sconto comitiva, Brumbal? Ditemi quello che volete e vediamo di arrivare a un accordo.
Io mi avvicino ad Eziogre. Scusa, Eziogre, ma quante monete abbiamo in totale? Così, giusto per avere un... Voi vi mettete di spalle a Brumbal o lo fate davanti a Brumbal? No, no, di spalle. Io distrago Brumbal. Faccio, e dico, gli chiedo cos'è il fermaglio. Il fermaglio è proprio bello. Lo prende, lo tiene in mano. E vedi che è fatto di un oro che ha dei riflessi viola. È un fermaglio dello scudo. Ed è un fermaglio che ti protegge dalla forza altrui. E tu sei una maga, giusto? Ecco, se trovassi qualcuno con questo fermaglio, non potresti lanciargli un dardo incantato. E lo rimette a posto. E peraltro costa così poco, sono solo 350 monete d'oro. È regalato. Io intanto ho detto ad Abram che abbiamo 1110 monete d'oro. Beh, gli botto, chiedo, regà. E gli chiedo. Abbiamo già finite tutte. No, c'è Merrick, c'è l'altro, cioè ci sono varie cose qui. Sì, infatti. Chiedo al nano, perché io sono un personaggio da un'intelligenza non elevata. Sì, alzi un po' il tuo volume, Tiogre, se così? Puoi. Così? Sì, sì. Chiedo al nano sottovoce, ma secondo te conviene... Cioè, mi accarezzo l'ascia e dico, io non è di mia, io non la so usare. Secondo te potremmo impegnarla per prendere qualcosa? Adesso ho avuto il banco dei pugni. Esatto. Lo chiedo a Dabran questo. Io sono completamente inutile con quell'ascia. Cioè, per me, nelle mie mani è solamente un'ascia. Devi comunque alzarti, Eziogre. Ancora di più? Sì, alza, non avere paura. Porco... No. No, ovviamente so quando... Certo. Tipo qua, certo. Sono un uomo televisivo. Esatto, ormai, volto televisivo. Sì. Il okay, mio quindi... nano poteva morire. Esatto. Il mio nano poteva morire, mi ha fatto molto ridere. Quindi? Brumbal, vedi che penso sospira. Rinuncerò al mio amuleto, Brumbal. Se mai tornerò più tardi, mi dispiace, però abbiamo delle cose da capire prima di fare questi acquisti. Non è la cosa giusta tornare nei negozi, lo sapete? In che senso? Allora rimarremo qui, Brumbal, non lo so. A vita. Mettiamola così, non è la cosa più di classe a cui sono abituato. Qualcuno che entra qui sicuramente rimane meravigliato, appunto, da quello che io vendo e... Beh, non è carino sentir parlare di calcoli e di altri negozi da visitare prima di decidere se prendere o no. Ho detto cose da capire, signor Brumbal, e comunque io la prego di capire la nostra posizione, cioè qui ne va della nostra vita. Per salvare... È che noi siamo rimasti affascinati da così tante meraviglie che non abbiamo abbastanza oro per comprarli tutte. Però potreste spendere tutto il vostro oro, paracula, proprio tutto il vostro oro per quello che vi ha meravigliato. Dobbiamo trovare anche dove dormire, cosa mangiare. Purtroppo non possiamo utilizzare tutto il nostro oro. Quanto oro siete disposti a utilizzare qui da me? Datemi una cifra. 600. Sì. Madonna, quale fa? Con 600... Facciamo 500. Cifra tonda. Questo lo prende male. Vedi che ti guarda proprio male. Perché con 600 avrebbe fatto... Avete proprio sbagliato. Dire 600 e poi 500 l'ha proprio fatto storcere... 500 più 100. No, purtroppo è 500. The fuck. È libera. Posso darvi al massimo una pergamena rinascita e il fermaglio. E... Già, vi sto facendo un ottimo prezzo. Ma Brumbal si immagina con il fermaglio in testa e non pensa sia una buona idea per lui, ma faceva. È un sì o un no? Ma Brumbal è in mezzo al negozio o è a un bancone tipo? È in mezzo, dietro di lui c'è la teca con le cose ed è enorme, è grosso quanto la metà della teca.
Non ci sono. Non vedi nulla per nasconderti, se è quello che stai pensando. Ah, ok, scusa. Però puoi provare comunque. Cioè, puoi nasconderti, no, da davanti ai suoi occhi. Non sono così stupido. In che modo? Non lo so, mi devi me lo dire te in caso. Cosa fate? Sì, no? Mi è saltato. Cos'è che ha offerto? La e la pergamena. Esatto. Posso fare un tiro per capire. Fagli vedere l'ascia. No, aspetta, posso fare un tiro per capire quanto è difficile aprire la teca? Va bene. Fai un investigation. Sto cercando di capire. Hai il più 7, eh? Fai un investigation. Porco 2. 12 più 7, 19. Allora, in realtà ce la faresti molto facilmente. Cosa vuoi rubare, Ziogre? No, aspetta, no. Aspetta, Eris, tu non l'hai detta questa cosa. E allora zitta. E allora zitta, perché sennò se la dici alta voce, poi la dici alta voce. No, ti do uno slot per non dirla ad alta voce e per fatti i cazzi tua. Andiamo avanti. Okay. Mentre voi fate le vostre cose, Ziogre, cosa vuoi fare? No, una domanda non in game. Cosa avevamo detto che poteva darci con 600? Perché mi sono perso. La pergamena e il fermaglio. E fermaglio. E c'era in più la... C'era il mantello della protezione, un amuleto, la bacchetta delle meraviglie, delle fasce metalliche, di cui non avete chiesto un cazzo perché siete dei coglioni e basta. L'amuleto penso sia un piccolo amuleto. Ha chiesto l'amuleto. No, è un amuleto di 6 metri di diametro. È una... allora pizza, no, rinuncio. È una pizza margherita, tipo così. L'amuleto è così, praticamente tu te lo metti in faccia e dai... Esatto. Tipo The Mask. Esatto. Brumba sta parlando con gli altri. Con Eris. Xanin e Dabran si stanno guardando intorno. Tu che cosa fai? E allora, mentre lo vedo distratto perché sta parlando con Eris, faccio un'occhiata a Eris per farmi capire. Non so, spero che abbia intuito che voglio fare qualcosa. Sono da Eris. E quindi cosa volete, Elfa? Io cerco di persuaderlo per non farmi stare più sulle balle. E gli chiedo se... Fai persuasion? Meglio. Fai persuasion? Sì. E poi mi dici cosa fai. Sì, un secondo. Un tiro con vantaggio, eh? Certo, ci mancherebbe. Guarda, meno male che hai tirato con vantaggio. Sarebbe potuto andare male. Esatto, sarebbe potuto andare molto molto male. Allora, dimmi quello che vuoi. Dimmi la cosa che vuoi fare. Gli vorrei chiedere se anziché il fermaglio hanno donato un più uno. Sbaglio. Dare... No. Sì. È uguale. Ah, sì, adesso sì, un più uno. Sì, ma do per il prossimo. Grazie, Luca. Okay. No, comunque, raga, no, non l'avrei usato qui perché è proprio una brutta cosa usarlo qua, fidatevi. Ok. Se anziché del fermaglio ci può dare il mantello. Il mantello anziché il fermaglio. Sì, si può fare. Ok, mentre fai questa roba, che fai, Ziogre? Visto che ho capito che posso abilmente aprire la teca, cerco di aprirla con la mia rinomata rapidità di mano. Ehi, io ho preso un personaggio per apposta. Cioè, io lo vedo che sta parlando con Eris intanto. Io veramente vi chiedo, no? Perché io non riesco a portare avanti una campagna di D&D con una sessione di mercato senza che qualcuno muoia, evochi dei draghi o distrugga un mondo? Perché io ho questa maledizione? Sarebbe veramente così facile. Fammi innanzitutto prova di furtività. Lanci normale o con vantaggio? Pensa, te l'ho anche con detto. Vantaggio. Certo. C'hai più uno. Io vi odio.
Madonna mia. Nel momento in cui vedo che... Puoi usare il punto ispirazione. Vai. Madonna. Però devi prendere quello che viene, Oh! 27. Che culo. Ok, tu riesci a scomparire dai radar di Brumbal e hai, attenzione, hai... Sì. 18 secondi, quindi hai 3 turni per fare qualcosa. Primo turno, sei davanti alla teca. Sei al primo turno, cosa fai? Quindi la devo aprire. La devo aprire. Slayerovan. Ok. Vantaggio? Sì, certo. Certo. Ok, l'hai aperta. Secondo turno, cosa fai? Aspetta, come si chiama? Cosa prendi? Scusa. Hai davanti a te. Non mi sta avendo il nome. Il fermaglio, le fasce, la bacchetta, l'amuleto, il mantello e le due pergamene. Cosa prendi? L'amuleto. L'amuleto? Sì. Ok. Faccio Sleight of Hand. No, l'hai preso. Hai un'altra azione di questo secondo turno. Cosa fai? Vabbè, la teca ormai è aperta. Prendo la bacchetta. E chiudo. Questa lascia una doppia, tipo. Esatto. Fammi una furtività di nuovo. Come la tiri? Nel momento in cui... Certo. Fa la seconda furtività. Ok, 20. Quindi 6 vantaggi. Dabran, per creare un diversivo, utilizza taumaturgia. Sì. Che gli permette di generare un suono in un punto a nostra scelta in range. Il range è 30 feet. Ok. Quindi io all'ingresso del negozio... Sì. Faccio generare un suono come di chiavi... che si muovono di chiavi, come qualcosa che sta armeggiando con tipo un tintinnio di strumenti, come se stessero rubando all'entrata del un tintinnio di strumenti. Ultimo turno, cosa fai intanto, Exiogre? Chiudo. Basta, chiudo la teca e mi allontano. Nel momento in cui chiudi la teca, effettivamente si sta per girare Brumbal, ma sente dei suoni provenire dall'entrata. Li mortacci tua, meno male, Dabra. E per un attimo, scusate, si allontana. Cioè, avete da adesso 45 secondi da quando vi do il via per parlare e riuscire ad uscire con quello che ha in mano questo coglione, senza che quest'altro coglione faccia qualcosa. 3, io gli do 1, via. Vero? No. Quante monete dovevo... Ah, ok. Allora, diciamo, lo ringraziamo e agli altri dico damose. Raga, ma... Che fate? Dove andate? Parla da bassa voce, ovviamente. 10 secondi passati. Andiamo. Se dovete gli oggetti ce li hai in mano, zio, che cosa fai? Qualcosa. Prendiamo la pergamena. Nascondi gli oggetti. Prendi la pergamena. Io ovviamente li ho nascosti. Prendi la pergamena? No, è da comprare. No, da comprare, non via. Da rubare. 30 secondi, ragazzi, ancora 15 secondi. State ancora nel negozio. Inizia a mettere la roba dentro. Voi siete completamente... Io ho nascosta la roba già. Siete completamente pazzi. Io ho nascosto roba, non sta andando. Io esco. Saluto, faccio un inchino e me ne vado. Quando proprio Brumbal si sta per girare, voi siete all'entrata, lo salutate. Lui rimane un po' scosso e uscite fuori. Non avete preso la pergamena, mortacci vostra. Uscite fuori, cosa fate? Avete 20 secondi per dirmelo prima che lui si renda conto che avete rubato delle cose. Cosa fate? Io mi allontano, vado a vedere un'altra bancarella. Ok. Gli altri? Io posso sommare azioni di taumaturgia, e quindi nel momento in cui siamo fuori dal negozio, taumaturgia mi permette di far sbattere anche o porte o finestre che non sono chiuse. Sì? Non ci sono No. Non ci sono finestre dentro La tenda, non si può muovere. La teca? Cosa fai? Caso. Dimmi cosa fai, perché poi devo passare il tempo, mancano 6 secondi. Ma ti può muovere il tendone? Ti do 10 secondi a tezzi, perché state facendo una cosa allucinante. Beh, fai cadere una spada per finta. No, sì. faccio provenire un tremore da dentro il negozio. La terra trema in modo non letale assolutamente. Un piccolo tremore che viene dal pavimento.
Allora, Ezio Ogre si è allontanato da voi, ma purtroppo voi tre, con questo tremore della terra, attirate l'attenzione di Brumbal e degli avventori. Ezio Ogre, tu per il momento ti sei perso, sei l'unico, tra l'altro coi soldi e con gli oggetti, che sei riuscito a scappare. Arrivano improvvisamente con delle liane che vedete avvicinarsi a voi dall'alto, delle persone, degli uomini, sembrano dei selvaggi perché sono vestiti con degli stracci bianchi, e in un attimo vi sentite presi per la schiena e in pochi minuti siete a sud all'entrata di Antiqua. Fuori, davanti a voi, ci sono due uomini che sono quelli che vi hanno preso e vi hanno portato fuori dalla città. Non parlano, sono come a guardia dell'entrata di Antiqua. Voi tre siete davanti a loro. Come grazie, Carter, grazie. Com'è possibile che questo tremore abbia fatto... Vi strozzo. Cosa fate voi tre? Beh, a ogni sessione qualcuno deve fare una cosa. No, raga, aspetta. Okay. No, perché adesso mannaggia la vostra puttana. Allora, rubate le cose da una teca e intanto no, rimaniamo a comprare altre cose. Certo, perché io Brumbal ritorno e vedo la teca vuota e non vi inculo a sangue come le belve. Seconda cosa, andate fuori. No, aspetta, faccio taumaturgia, un tremore nel negozio. No, aspetta, quanto devo aspettare? Quello intanto entra, riesce e non vi fa. Ovviamente non vede che avete rubato nel più grosso negozio con le teche di vetro all'interno del mercato d'Antiqua. Ma andiamo avanti. Cosa fate? Ovviamente Ezio che ha fatto queste cose, non Simone. Voglio dividere le... cioè, non mandatemi lettere minatorie a casa, ovviamente. Allora, adesso torno da Ezio, che intanto so da voi. Cosa fate? Non potete entrare ad Antiqua, o almeno ci sono delle persone davanti alla terra battuta che porterebbe ad Antiqua. Vedete subito dietro le costruzioni a sud, con la piazza centrale, il focolare spento e tutto quanto. Buongiorno, cosa è successo? Perché siamo qui? Perché ci avete portato fuori? Non rispondono. Per favore, anche fateci voi entrare. Non rispondono. Provo a anche fare un passo voi in avanti. Fai un passo in avanti? Sì. Quanto ti avvicini? Faccio un passo, ignaro completamente di quello che è successo, faccio un passo in avanti per provare ad entrare. Dove arrivi? Ah, mi dirigo verso le porte del... Ti ferma lui con una mano e senti che ha una forza allucinante. Non riesci ad andare oltre. Faccio un passo indietro. Perfetto. Rimette le braccia a Concert. Anche voi guardie cittadine, anch'io nel mio mondo ero una guardia cittadina, cerco di fare amicizia con loro, almeno... Non rispondono. Sono umani? Sì. Faccio charm su persone. Uh-huh. Su una di due. Ok, come funziona precisamente charm? Deve fare un tiro salvezza su saggezza e se siamo in iniziativa a vantaggio, ma non siamo in iniziativa. Perfetto. Lo batte alla grande e, sì, e vedi che non si muove di un centimetro. Aspettate il cambio della guardia. Sì, Luca Russo, yeah. Io sono completamente d'accordo con te, guarda. Sono veramente guarda, stavolta io ci ho messo l'anima a farvi fare una sessione di mercato. Eravate da un cazzo di mercante, dovevate solo spendere i soldi, porco due. Non vi posso fare nemmeno. Ma gli accordi erano che dovevamo fare plot twist ogni puntata. Io c'è ragione, vero. La sceneggiatura voleva. Sì. Perché perciò non c'erano i plot twist. Vabbè. Sì. Quindi, aspetta, noi siamo praticamente nella parte a sud, che nella mappa è quella. Guarda, te la faccio vedere a schermo. Praticamente voi siete. Bam, eccolo qua. Siete qua. All'entrata qua. Alla nostra destra non c'è la... C'è la giungla ovunque. Giungla, ok. Dovete entrare nella giungla per rientrare nella città. Se non trovate il modo di entrare da questo punto. Intanto sono da Ezio Ogre. Tu sei nel mercato, ti sei abbastanza allontanato. Dimmi che... cosa vuoi fare, dimmi quali sono le tue intenzioni. Non hai visto nemmeno sparire i tuoi compagni, ovviamente. No, ok.
quindi non ho sentito nemmeno il tremore. Il tremore l'hai sentito, ma non hai capito cosa è successo, ovviamente. Ok. Francesca, no, Francesca, ti piace solo con quelli che te porti dietro. Io con li quei odio. Stronzi, esatto, che te porti odio. Dietro. Sono tre, sono cinque sessioni. Cazzo. Che quello fa esplodere i cristalli. Quest'altro vuole aprire le teche, non fa. Quell'altro è faccio da maturgia. Sti rincoglioniti. Che rincoglioniti. ma tanto ci avrai possibilità di romper cazzo pure adesso. Comunque, vai, vai e ziogre, cosa fai? Dimmi quali sono le tue intenzioni e ti guido. No, quindi io non so niente del loro, della loro sparizione. No. Quindi mi immagino che mi raggiungeranno. Certo, capirai, perché... vedo ora. Quindi mi dirigo verso la, il calderone di Merrick. Ok, fammi una perception, così almeno vediamo se riesci a trovare la strada. Ok. È la Hermione della campagna, è verissimo Dave, è verissimo, lei è veramente la Hermione della campagna. Quanto esatto. Hai fatto? Quanto ho fatto? 20. Hai fatto 20. Ok, sai esattamente dove andare, ti trovi davanti okay. A questa cammini in mezzo a un vicoletto. Mi fai una perception per favore? Perché purtroppo quello che hanno appena scritto è proprio quello che sta per succedere. Però adesso voglio vedere se la superi. Te lo dico, devi fare 15. Quanto la... ho fatto? Punto ispirazione, fidate. Ok. Perfetto. Allora, succede che... Tu che cosa avevi? Amuleto e... E bacchetta. Purtroppo la, c'è una scimmia che riesce a prenderti l'amuleto dalla tasca e comincia a correre. Te ne rendi conto? Fammi una destrezza. Aspetta. Ability check, giusto? Destrezza. Sì. Uso vantaggio. Ok. La miseria! Che bucio de culo. Ok, riesci a riacchiappare la scimmia. Hai la scimmia tra le mani e ha l'amuleto in mano. Cosa fai? Prendo l'amuleto e la lascio subito andare per non destare sospetti. Bravissimo. Proprio in un secondo la prendo e la lascio andare. Sei molto bravo. Ok, sei davanti. Sei davanti a questa entrata nella scavata nella terra. Ok. Ci sono delle scale di terra battuta che vanno verso giù. Cosa fai? C'è una porta o è aperto? No, è aperto, è una sorta di tunnel. Entro e dico buonasera, buongiorno. Senti dei suoni quando entri, c'è odore di zolfo, di spezie. Ci sono molte ampolle, molte scatole da cui fuoriescono delle piantine, delle radici. Ci sono dei suoni che provengono dal retrobottega. La bottega è fatta di legno e terra. Ci sono dei bancali dove sono poggiate sopra appunto queste ampolle. C'è un sistema di cottura, ti sembrerebbe, su un ripiano con del ferro che sta scaldando appunto un pentolone con dentro delle spezie. Fa molto caldo all'interno di questo, okay, di questo negozio. Ci sono un sacco di bottiglie con quello che sembrerebbe un liquore o comunque un liquido scuro bluastro poggiate su una mensola. Esce fuori a un certo punto, si sente un'esplosione, esce fuori dal retrobottega un omino, sembra molto, molto dinamico, molto scattoso, è minuto, è piccolino, ha tutti i capelli spettinati, anche un po' bruciacchiati, e anche le vesti, ha questa veste bordeaux di un tessuto, ti sembra un tessuto comune, non pregiato, e si sta asciugando, sta spegnendo una piccola fiamma che ha sul petto, e ti guarda, benvenuto, ero di là che stavo... portando avanti un esperimento veramente importante. Come posso esservi utile? Sì, salve, buonasera. Sono di passaggio, sono un avventuriero, sono con un gruppo di altri avventurieri, siamo qui in visita d'Antiqua. Volevo vedere, stavo facendo un giro al mercato, volevo vedere
cosa c'è di bello nel mercato di antichi. Lui quando fa, cosa vendete voi? Quando dice questa cosa fa, mi sa che ti stai sbagliando, tu non sei con i tuoi compagni, dove sono? Ti si avvicina, ti si mette praticamente sotto la faccia ed è... Ah, ma loro stanno arrivando, sono dietro, mi sono allontanato un attimo. Ok. E che cosa stanno facendo loro mentre tu sei qui da solo e aspetti loro che arrivino qui? Anche loro guardano cosa c'è al mercato. Ah, quindi anche loro in questo momento stanno dicendo a dei mercanti che sono insieme ad altri avventurieri che non sono ancora con loro? Sì. Ah, ok, perfetto. Venite con me, venite con me. Come avete detto che vi chiamate? Non l'ho detto, mi chiamo Ezio Ogre. Ah, non l'ho detto, ti fa il verso. Poi si avvicina a una parete e prende una bottiglia. Stavo già a ridere. Prende una bottiglia e te la piazza davanti alla faccia. Fa: posso chiamarvi? Non l'ho detto da adesso in poi. Sì, certo che posso. Apre la bottiglia e fa: lo volete assaggiare? L'ho appena distillato. E cos'è? Come cos'è? È il mio distillato. E come è fatto? Si chiama Appena. Io rido. E come è fatto? Bene. No, intendevo qual è la sua composizione, quali ingredienti compongono questo distillato. Ecco, è la composizione giusta, gli ingredienti giusti. Ma che domande fate? Non l'ho detto. Ah, sono un tipo che non si fida subito delle persone, ho bisogno di chiedere. Bevete, boom, te lo sbatte sul petto e un po' di gocce blu escono dalla bottiglia. Bevete, su. No, grazie, no, sono astemio, non... di solito non bevo, grazie. Mi dispiace. Come se avessi accettato. Ho appena chiuso il negozio, chiude la bottiglia e ti spinge verso l'uscita. Arrivederci, ti fa salire le scale, sei fuori al negozio. No. Basta, sono diventato cattivissimo, mi dispiace. Siete fuori, sei fuori dal negozio. Sono da Eris, Dabram e Xanian, questi tre coglioni. Adesso voglio proprio vedere come uscite fuori da questa cazzo di situazione. Quel coglione che non ha bevuto e voi che non avete fatto un cazzo. Vai, sono curioso. Stiamo qui fino a settembre. Quando non bevo? State qui fino a... Ve lo dico, state qui fino a settembre. Mannaggia, che brutta cosa che hai appena detto, mamma mia. No, qui. Qui nel senso in questa sessione, al mercato, in questo spazio-tempo fisso, voi fuori d'Antigua, lui fuori da Merrick. Prego. Io casto messaggio guardie. E chiedo, avete idee? Allora, vedete... Io la guardo e faccio no. Dietro di voi, sì. Ovviamente, e lo mostro anche alle persone che stanno seguendo la live, ovviamente avete il percorso... che dura 1, 2, 3, 4, 5 ore e che vi porta a una stazione che non conoscete, che non avete visto. Oppure c'è la giungla, oppure date il modo di rientrare. Vaffanculo. Però le premesse hanno è sandbox, quindi devi stare molto calmo. Io è proprio perché è sandbox, non posso fare altro. Perché appunto. Io ho scritto Merrick cosa vuole per vendere, ho scritto Brumbal cosa vuole per vendere, ho scritto chi sono questi che vi hanno messo al bando della città di Antica, ho scritto le scuregge del cervello vostro? No, quelle non le ho scritte, quelle le state scrivendo voi, una dopo l'altra, ma andiamo avanti. Bello sto mercato infinito. Esatto. La maledizione di Alezia, non si possono fare i mercati. Non si può, infatti, io ancora più, che metti più. I mercati nelle città. Ancora che stiamo lì a pensare di poter vendere due pergamene. Cioè, basta capitalismo, basta. Dovete prendere solo la pergamena rinascita, farvi i cazzi vostri e continuare da Merrick. Bere uno su quattro una roba. Andare lì, prendere anche lì delle cose e farvi i cazzi vostri e scoprire la vera missione che proprio succedeva oggi. Ma non deve andare così. Prego. Master, io posso... Tu puoi? Certo che puoi, allora, puoi tutto, Francesca. Abbandonare. Puoi tutto. puoi fare abbandonare. Quello che vuoi, Francesca, io vai. Non c'è scritto sulla scheda, quindi non lo so se si può fare. Certo. Posso usare messaggio? Sì. Però, tipo, fingere di avere un'altra voce. Ok. Tipo io che faccio un'imitazione a caso, però in lontananza.
Tipo se qualcuno li chiamasse. Che voce? Tipo una voce più bassa. Ehi, voi. Fallo. E dimmi con la voce più bassa una cosa. Cosa dici? Ehi, voi due. Improvvisamente non fanno niente. Ragazzi, io non vi voglio aiutare, peraltro, oltre che non però posso. Però immagino che se sono noiosa, no? Che andiamo io a fare sto, la spesa. Io mi sto divertendo. Ah, no, certo. Questo l'alternativa è sonno, raga, ma dobbiamo... Cioè, boh. Non so quanto cazzo punti vita hanno. Io, con tutta sincerità, mi avvicino a una delle guardie e dico... Io... Devo essere sincero con voi. Non ho ancora pagato la locanda dove dormo. Quindi se mi fate andare, io devo... C'ho le monete qui. Devo entrare, pago, tutto legale, tutto sistemato, io non mi permetto. Uno mai. Dei due ti apre una mano davanti alla faccia. E che sai quanto ti devo dare? Non ho capito. Non fa nient'altro. Io gli dico, chiama il locandiere, organizzati, io non è che posso dare a te i soldi per lui. Poi chi ne lo sa se tu te li prendi, lui non glieli porta. Non fa nient'altro. Io mi sfiro l'anello, quello regale. Sì. E glielo faccio vedere. Sì. Se c'è da pagare pegno per entrare in città, cioè, ditemelo. E vi do questo anello d'oro. Tu sbatti l'anello su questo petto villoso incredibile di questo uomo e lui non si smuove di un centimetro. Forse state sbagliando qualcosa. Questo lo dico, c'è una voce nel cielo che vi dice: è Durandal, state sbagliando qualcosa. Bravo Luca, esatto. Your Story Official, grazie mille per il ride, mega sentito, grazie mille anche il grazie mille è mega sentito, grazie mille, buonasera, benvenuto, vai. Signora guardia. Questo sono io a 15 anni, ubriaco, esatto. Fermato col motorino. Sì, sì, sì. Signora guardia. Solo che non era la guardia, era allora. Mia zia. Signora guardia. Parliamone. Forse abbiamo fatto qualcosa che non avremmo dovuto fare, ma era in buona fede. Loro fanno sì con la testa. Ho estrema necessità di tornare da Brumbal, estrema necessità, per chiarire un malinteso, signora guardia. Fanno un occhio alla testa. Se vuole scortarmi, mi scorti lei. Intanto è passata un'ora. No. E Ziogre, sei fuori dal negozio di Merrick. Se non sbaglio, sì, è tipo poco prima dello Zenith. E Ziogre, vai. Io sono fuori, sono tipo così... Che non capisco perché sia stato così scortese con me. Cioè, cosa fai? Non si accettano i liquidi dagli sconosciuti. C'è ancora la scala aperta con... cioè, nel senso... Si può ancora entrare? Sì. Cioè, lui ha detto, abbiamo allora... chiuso, ma ti ha semplicemente spinto fuori. Allora prova a rientrare. Cioè, c'è la porta aperta, non ho capito. Non c'è una porta. Ah, ok, allora prova a rientrare, dico... Rientri, scusi. Non c'è Merrick, ma c'è la stessa situazione di prima. Cosa fai? Signor Merrick? Non risponde nessuno. Vado, non riesco ad andare nel dietro per vedere se sei lì dietro, insomma, nel... Quando vai dietro, stai per andare in retrobottega, esce Merrick. Sì. Ma che cosa fate? Non volevo essere così scortese, mi scusi. Perché mi ha cacciato? Perché era orario di chiusura. Ma non ha chiuso. È vero. Ti guarda tipo, ti guarda così. È vero. E si guarda intorno e mo che gli dico. Sì, sì, sì. Non volevo essere scortese. Ma vediamo quel liquido blu. Lo siete stato. Mi faccia perdonare. Mi dia una goccia di quel distillato. Un bicchiere. È proprio è un film di Mel Brooks questo. Esatto. Prendi il bicchiere, butti giù e appena bevi qualcosa succede. Mi devi lanciare un D100.
Un D100. Eh già. Vediamo quanto fai. Allora, arrivo. D100. Incredibile quanto è complicato farvi stare in piedi. Fatica. Me lo lanci tu, Claudio, scusa, perché ho difficoltà stasera. No, è slash roll, non riesci a fare. No, no, è perché sto facendo la telefono, è un po'... Ok, uno. Hai fatto. Cioè, è riuscito a fare uno. Grazie, Claudio, sei un amico. Con un D100. Grazie, Claudio. Il liquore che assaggi è, è delizioso, Bucio de culo. Allora faccio così. E tipo, prendi un altro bicchiere e butti giù un altro bicchiere. È una roba... veramente tipo estasiante per te. E a quel punto Merrick ti guarda e ti fa: oh, adesso si può parlare di affari. Che cosa vi serve? Ah, guardi, signor Merrick, quel distillato mi ha rimesso in vita. Cosa ha da offrirmi? Cos'altro ha da offrirmi? Cosa vende in questo negozio? È un misto tra Mike Buongiorno una volta che è morto. Cioè, però allora, la salva, la salva di Mike Buongiorno che cerca di fare una compravendita. Però mi fa molto ridere. Allora. Innanzitutto, io ve lo dico: voi mi avete conquistato. Avrete uno sconto amicizia. Allora, ho delle pozioni di guarigione. Guarigione maggiore, superiore o suprema, come la chiamo io. Pozione del respirare sott'acqua, pozione del soffio di fuoco. Voi zitti, voi tre, non dite niente. E pozione della forma gassosa. Della forma gassosa? Mm-hmm. E cosa fa questa pozione? Non ne ho idea, ce l'ho, me l'ha venduta un tizio di Spellio, ma non ho mai usata. Ogni volta faccio così, è forma gassosa, sperando che insomma il compratore non mi chieda. E lei mi ha chiesto, e quindi non da so dove assolutamente viene, cosa. Chi le ha venduto, mi scusi? È un mercante di Spellio. Dov'è Spellio? Ad Uncharted. Lei sì che sa come rispondere. Sì, forma gassosa. Sì. Già per scureggiare il cervello non serve. Fa ride. E quanto costa ogni pozione? Più 5 al prossimo dado, più 5 al prossimo dado, più 5 al prossimo dado. Allora, le pozioni hanno questi prezzi. La guarigione 25 monete, la guarigione maggiore 50 monete, la guarigione superiore 100 monete, la guarigione suprema 200 monete. E respirare sott'acqua? Respirare sott'acqua 150 monete. Soffio di fuoco? 200 monete. E beh, la gassosa? La gassosa non la vendo, la forma gassosa invece sì, la gassosa la trovo al bar. Ah, la forma... Sì, la trovate al bar, c'è un bar che fa delle gassose al cristallo blu che sono meravigliose. La pozione della forma gassosa, che è molto importante, eh? Insomma, sappiamo entrambi che è una pozione molto importante. Ah beh, sì. La faccio a 300 monete d'oro, ma solo perché siete voi. Ah, grazie Merrick. Sì. È il momento in cui voi mi dite quello che volete. È così che funzionano le compravendite. Ok, allora io gli prendo la forma gassosa. Grazie per l'abbonamento Lavorotto. Lavorotto fa ridere. La forma gassosa prendi? Sì. Top. A 300 monete d'oro, ok. Sì. Era un più 5 Luca Russo? No? Più 5 sì. Era più 5, era più 5, più 5. Sì. Poi prendo 4 pozioni di guarigione normali. Ok. Qui sono in tutto 400 monete d'oro. Sì. Poi una di respirare sott'acqua. Va bene, sono 550 monete d'oro. Quando lo lasciate solo con la carta di credito. E una suprema. Una suprema? Quindi sono 550 più... scusa, superiore, non okay. Suprema. Ok, 550, sono 650 monete d'oro. Sì. Togliti 650 monete d'oro. Ma, signor Merrick, è già scontato per gli amici? Beh, volete bere un altro bicchiere? Ah, io non... ne berrei tantissimi di quei bicchieri che mi ha offerto, sono buonissimi. Sì?
Quindi sì? Beh, se me lo dà, sì. Tira un di 100, lo dirò io? Vai, vai. Beh, ormai era buono, mi fido. Vai. Ma che bucio di culo, che bucio di culo. È delizioso, stai proprio in fissa totale, proprio... Ah, guardi. Dio, la che bomba. Madonna, che buono, signor Merrick. Roba a luce del signor Merrick. E ti dice, ok, sono 550 monete d'oro in tutto. Va bene, gliele do. 550 monete d'oro e ti prendi tutta questa roba. Tu segna di tutte le cose, poi ti spiego bene. Non sai cosa faccia la forma cazzosa al momento, te lo voglio dire. Siamo dai tre stronzi, vai. È lo Zenith. C'è un modo per tornare dentro la città? Lo stai chiedendo a me o lo stai chiedendo? Chiedo, no, lo chiedo alle guardie. Possiamo rientrare nella città? Non rispondo. In qualche modo? Ovviamente. Ma neanche... Ragazzi, sapete che questa cosa che mi è successa in teoria è proprio tipo una cosa che una volta lette le nove leggi della terra di Uncharted e una volta arrivati all'interno della città forse può succedere solo a voi. Non è giusto. È bella Francesca, mi dispiace molto Francesca, sei veramente capitata con dei coglioni. No Francesca, questo è bello. Io è bello di essere però... neutrali, no, è questo, so, è quello. No, tu non sei neutrale, sei scemo. Dice le città sono qui, c'è stato un drago che ci ha ucciso, ho capito, ti ci metti benzina sul fuoco, per me non è una necessità, non è male. Vabbè, ma zitti, no, non potete comunicare voi, che cosa fate? Allora ragazzi, comincio a dirvi e vi ripeto che se volete calcolare dei tempi, non so, trovando una soluzione, in realtà 1, 2, 3, 4, 5, 6 ore, voi arrivereste alla stazione prima di sera. Quanto tempo abbiamo ancora prima che... No, un'ora. Per fare il percorso, ok. Questo slot che avete adesso di roleplay e poi dopo è il momento di andare o sarà troppo tardi? Ragazzi, lavorotto. Che facciamo? Non mi sembra possibile rientrare in città. Sandrone, che mi fai? Sì. Io... Sandrone, che dici? Sono tornato, mi ha fatto un po' di problemi, però ora vedo... Adesso no, è a posto. Adesso ti vedo a posto. Ok, sì, mi ha dato un po' di problemi, che mi fai? Ok, cosa fate? Io chiedo scusa alle guardie. Certo. Vado di fronte, mi faccio un inchino. Loro un sono indietro. Ovviamente immobili. Sì, non mi aspettavo. Certo, ci mancherebbe. Guardo Eris, faccio con le mani così per dire. Cioè, le possibilità le avete davanti ai vostri occhi, perché in realtà c'è la mappa, cioè, sapete ormai come funziona Uncharted, fate voi. Davron prova l'ultima, si butta in ginocchio sui piedi delle guardie, prendendogli per i fianchi, per favore, io non voglio tornare nella giungla, vi prego, con le lacrime finte che gli rigano gli occhi, vi prego, non voglio più tornare là fuori, non voglio non si smuovono. Che mi venga fatto niente. Eris usa sguardo ipnotico su una delle guardie. Come funziona? È sulla mia azione per paralizzare una persona di queste guardie. Deve fare un tiro salvezza su saggezza. Certo. Ok. Perfetto, lo supera. Quando mai? Non è possibile. Non so veramente scuola che di magia più inutile al mondo. Non è vero, no, è che voi state proprio sbagliando. Boh, perché ho fatto 18-19, ma state proprio sbagliando. Sì, infatti, Nine, quello è vero, però... In che senso stiamo sbagliando? Io vi potrei dire a fine campagna perché voi adesso non sapete affrontare questa situazione. Perché... davanti c'è una motivazione per cui non sapete cosa fare. Dobbiamo parlare con Diomen, ci deve dare informazioni sulla grande scia e la prova dell'isola. Certo, loro non interessa nulla perché non si muovono. Niente, ok, passano le ore e loro non si muovono. Non parla la nostra secondo me dovremmo aspettare le porte della città di Ziogre. E Ziogre, cosa fai? Oh, raga. Cosa fai? Io? Tocca a me? Sì.
Io sono uscito fuori dal negozio di Merrick e vedo che i miei compagni non sono ancora arrivati. Esatto. Quindi mi guardo intorno per cercare di individuarli. Fai Però un ovviamente non li vedo. investigation. Devi fare, se fai 45, sai che non sono nella città. Però hai più 5 al dado, quindi insomma. 18, 23 più 5, non hai fatto 28. 40. Hai fatto comunque tantissimo. Sai che non stanno venendo da te i tuoi compagni, ma non sai assolutamente perché. Non Potevi sai. anche non farmi fare il tiro. Esatto, che te lo dico. Quindi, che fai? Dov'è posizionata la Merrick rispetto a Brumbal? Allora, Merrick, considerando che a sud si esce dal mercato e Brumbal è tutto a nord, Merrick è a ovest, in una delle viuzze sulla via principale del mercato ovest. Kevin Dima, ho perso l'aereo. C'è qualcuno intorno a me a cui chiedere delle informazioni? Uno Sì. sbottio di gente. Ok, chi c'è più vicino a me? Una signora anziana che si muove così. Sei un master veramente gentile. Passo avanti, cerco qualcuno di più giovane. C'è una signora ancora più anziana che si muove così. È anziana in un modo che non riesce a non fare questo. Chiamo un medico. Non so, c'è qualcuno che non sia un anziano Intorno a te ci tremolante. sono solo persone molto anziane e due bambini che gattonano. Porco C'è Dio. questo range di età. Ci sono delle guardie che non siano quelle che stanno alla porta? Non esistono guardie ad Uncharted, già ve l'hanno detto. Vedo delle tracce, magari del nano, riconosco i suoi piedini rispetto a quelli degli altri umani. Del I piedini. No. nano. No, no, no. Le madri sono le anziane. Ma no, ragazzi, cioè, un'ora fa eravate da un mercante, adesso siete nella situazione più merdosa e stagnante della vostra vita. Ciao Pampino, dov'è la tua mamma? Vabbè, chiedo a un'anziana la meno tremolante se ha visto Se passare n'è andata, perché un. in realtà l'hai passata e sei andata, c'è quella più tremolante. Va bene. Chiedo. Devo togliere le cuffie, se no non Scusi. riesco a interpretare la vecchia tremolante. Vai, Non vedo l'ora, guarda, lo faccio. vai, sono pronto. Mi scusi, cara nonnina, ha visto passare una maga, un nano e un guerriero? Grazie. E si allontana. Ah. Davran, nel frattempo che non se ne vuole andare nella giungla, tira fuori la sua tenda e la monta davanti all'ingresso. Ma no, no, raga. Sì, lo Vabbè, fa. comunque ancora sono le Non vuole due, tornare nella giungla. eh. Sono le due. Monta la tenda. Di Sì, pomeriggio? si prepara Sì. per la notte. Certo. È lungimirante. Ezio Agre. Allora, contando che a nord c'è Brumbal e non ci torno ancora, Esatto. mi dirigo verso. Sono a ovest e non ci sono, vado verso est. Ok, adesso c'è solo il mercato di frutta. Mi Chiedo a lanci qualcuno a lancio tutti i in mercati. Ah, vai. Posso lanciami in investigation. usare vantaggio? Certo. No, Bellissimo, grazie, grazie, sì. Madonna mia. Stasera che io tempi? non ci posso proprio credere. Cioè, non so Ah, ma siamo in veramente. live, Cla? Non era la prova della sessione Sì, esatto. ciclistica? Cioè, lui fa 18, Cazzo. 19. E noi facciamo 2 e 4. Sì, i dati sono rotti stasera. Però ci Allora, sta, ci sta. Allora,
Non trovi niente, cosa fai? Niente. Non posso chiedere a un mercante di frutta, certo, se l'ha visto passare. Certo. Allora mi avvicino al mercante di frutta. Sì. E chiedo, mi scusi buon uomo, ha visto passare da qui un nano, un maga e un guerriero? Ma parli quelli... Parli dei... Vi mutate un attimo Eris, Dabram e Xanien, per favore? Non dovete sentire quello che sto dicendo io? Ma... Umano, stai parlando di quelli che sono stati portati fuori da Antiqua, dai calmatori? Ah, non lo so. Può essere. Erano in tre? Non erano del posto. No, non erano del posto. E dove sono andati? Questo non lo so. Da qualche parte fuori da Antiqua. In che direzione andavano? Verso sud. Grazie, buon uomo. E vado verso sud. Tornate. Aspetta, riscrivo anche a... Ok. Francesca non c'è? Francesca? Sta guardando altrove. Torna Francesca. Ok, sono da voi, Eris, Dabran e Xani, cosa fate? Allora... Io risparmio il famiglio. Aspetta. Ah, cioè che fai il famiglio? Vai Xanian prima, se vuoi. Io... Questo è forse un long shot, però... Con tutta la tranquillità che ho... Tutta quanta. Ok. Inizio a camminare verso la città. Sì. Dammi un attimo. Sì, vado solo camminando per ora, voglio capire che succede. Ti ferma. E non riesci a muoverti. Esatto, Luca Russo. È vero, lavorotto. Stasera stanno... distruggendo, ma è un party pazzesco, perché sta distruggendo tutti i primati di... Ma noi testiamo al massimo i moduli. Esatto, sei dei tester pazzeschi. Così tu sei. Sono felice. Quindi? Che fai, io Eris? Io faccio il famiglio, faccio un corvo. Ok. E questo corvo può fare mimo, quindi io lo mando da Eziogre. Lo mando da Eziogre, mi pare un po' complicato. Dove lo mandi? Gli do come comando di volare sopra la città, sì? E quando vede Eziogre, di appollaiarsi sulla sua spalla, dicendogli: Eris, Dabran, Xanian, aiuto. Ok. E Eziogre, tu ti stai dirigendo verso sud? Sì. Ti arriva un corvo che ti si appollaia sulla spalla e ti dice questa roba. Ok. E quindi affretto un po' il passo e continuo ad andare verso sud. Arrivi al confine sud e vedi due uomini di spalle. Ok. E oltre vedi Eris, Dabran e Xanin che ti salutano. Io faccio un saluto così... una mano un po' tremolante. Ok. E dico, cosa è successo? Un attimo fa eravamo lì e ora siamo qui. Un attimo fa, due ore fa ormai. Prima eravamo lì e ora siamo qui e non sappiamo perché. E non possiamo entrare. Ah. Mi sembra quella situazione tipo i concerti, il tuo amico è dentro. Sì, sì, fuori, sì. Gli mostro passare. Il braccialetto colorato. Esatto, no, guarda, io sto dentro, può fare già la consumazione. So, io lista Crystal. Io provo a chiedere agli uomini perché non li lasciate passare? Non ti rispondono e non ti guardano, continuano a guardare loro. Ok. No, le guardie non buttano fuori, le guardie non stanno buttando fuori Eziogre. Io faccio segno a Eziogre di raggiungerci. No, aspetta. No. E
Forse li vogliono... Vabbè. Sì, io lo faccio. Dietro qualcosa? Io ovviamente non posso andare a dire ma rivolete quello che ho rubato, cari uomini. No, no, ragazzi, adesso qualsiasi cosa voi da adesso diciate, ah, okay, allora, sarà okay, va bene. In game, via. Va bene. Eziogre, appena lo vedo, Eziogre, ma sei riuscito a fermare quella scimmia che ha rubato le cose a Brumbal? Ah, sì, certo. Certo, quella scimmia. Ah, guarda, proprio in mezzo al mercato mi è saltata addosso. Io l'ho visto scattaiolare fuori dal negozio. E per questo che vi tengono qui? Sì, pensano che le abbiamo rubate noi le cose, mi sa. E non gliel'avete detto che è stata la scimmia? Sì, ma... Non vi hanno creduto? No, però fagliele vedere che lei e te vogliamo solo riportarle a Brumbal. Ho bisogno di riflettere. Cioè, è una scena di un imbarazzo sociale che mi fa tenerezza. Mi fate tenerezza in questo momento. Tenerezza. Sessione di mercato, ricordiamo, esatto. Mamma mia. Sessione di mercato. Mamma mia. Ma io non ci dovevo credere. Gallo, io non ci dovevo credere. No, Gallo, dovevi avvertirci. Non ci dovevo credere. Non dovevo. Io mi avvicino a Eris. Per parlare nell'orecchio. Sì. Ok. Sì. E dico... mi avevano parlato di delle figure in questa città. Li chiamavano calmatori. Ma non so se sono loro. Però diceva che si arrampicavano... Stavano girando. Voi sapete qualcosa in più? L'unica informazione che abbiamo è che dentro la città c'erano questi calmatori, nient'altro. Beh, loro calmi sono calmi, eh. Questo. Così, Eris piena rasa, ma da seconda sessione, secondo me. Qui ormai ha forse superato Luthien. Secondo me siamo quasi sì. Superando i livelli di Luthien quando proprio stava facendo... Forse peggio di Hans. Sì. Di Luthien. Quindi? Sono le 3:30. Non hanno... Quando hanno provato a fare sta cosa è decisamente troppo tardi per fare in tempo a raggiungere la stazione prima che abbiate un incontro notturno sul sentiero. Ma questo lo sapevate. Se vi azzardate a dire che non ve l'ho detto, che non l'avete provato, io vi metto le mani al collo. Le mani in gul, vi metto. No? Quella roba lì. Allora, io mi rendo conto di aver messo coglioni. In pericolo i miei amici. Sì? E cosa fai? Cosa fai? Dopo 8 ore. Francesca. Con quelle occhiate. E quindi do corda al piano di Dabran dicendo, prendendo le cose, dicendo, ma stavate cercando queste? Le aveva prese una scimmia, le abbiamo viste entrare da Brumbal. Appena fai questa cosa, vedi che le due guardie non fanno niente. Niente. Forse non v'è chiaro. Non avete proprio capito. Bisogna levarci di culo. Cioè, non avete proprio capito. Ma io non posso aiutarvi. Ho scritto delle cose. Se io le cambio, poi dopo gli altri master dicono: vabbè, ma te scureggi. No, sono loro che scureggiano. Io non scureggio, prego. Cioè, sì, lo faccio, ma non qui. Non adesso. E comunque, quando lo faccio, metto muto. Ok. E poi torno. Ho fatto tante volte da quando ho aperto il mio canale Twitch. Nessuno mi ha mai sentito. Perché in realtà io faccio così e torno. Però si vede dalla mossa.
Vabbè, ma la mossa è fai dolce, tipo guarda. Marisa Laurito, fai la mossa. Però io, esatto, posso anche fare la mossa senza farla. Guarda, faccio così e basta. E invece li faccio così. Okay. È dolce come mossa. Andiamo avanti. Cosa fate? Adesso vi mostro una cosa che voi forse non avete visto, ma è la mappa di quest'isola dove vi trovate, ed è una mappa che vi dà delle indicazioni abbastanza sicure. Poi ovvio non è la mappa dell'intera isola, ma è proprio di quella che vi interessa, perché siete proprio nella parte della mappa dell'isola dove, di cui avete la mappa. Ma non parliamo di dolcezza, Almasella, hai ragione Mase, perché altrimenti dovremmo tirare fuori delle storie che poi forse tireremo fuori in altre live. Quindi? Ma c'è uno spazio fra i calmatori e l'entrata? Sono le 4 del pomeriggio. Mancano 4 ore alla notte. Come scorre il tempo su sto mondo? Come dico io. Ma c'è spazio tra i calmatori e l'entrata del mercato? Cioè, ci sono tutti i calmatori davanti a loro. Poi accanto è vuoto. Tu non hai provato a muoverti oltre i calmatori? Giusto? No. Ok. No. No, perché ovviamente ho paura, cioè se esco rimango fuori. Ci sono due uomini, non occupano fisicamente tutta l'entrata, però sono a guardia, sembrerebbe. Anche se le guardie non esistono ad Antigua. Ma se le guardie non esistono, voi chi siete? Non ti rispondono. Strano, eh? Devo dire, ci sono rimasto anch'io sorpreso non quando l'ho detto. Ho detto, non ti rispondono, e poi ho fatto... Come non rispondono? Ma come mai non rispondono i calmatori? Shocker. Che sono da 6 ore che non rispondono a nessun tipo di stimolo? Magari per esasperazione tipo il cocchiere. Io provo a mettermi accanto a uno dei calmatori e prendere per mano Dabran, a tendere la mano verso Dabran per portarlo dentro. L'hai fatto, poi che fai? Lo porti verso dentro? Ho la mano di Dabran, cioè hai la mano. Hai la mano di Dabran nella tua mano. Prova a portarlo dentro. Ok, quando lo porti dentro, vedi che il calmatore prende la sua mano e con una tranquillità le separa. Con una calma. Ma con una calma allucinante le separa. Beh, direi che ci vediamo domani a questo cioè... E zio, che resti dentro, ti fai la nottata bella sistemata, noi andiamo a... Dai, io vado. Morì, però... Che fate? Io propongo di andarcene. Ormai senza parole. Si è fatta una certa, la situazione qua non sta evolvendo. Parole. Sono totalmente senza parole, sono estasiato e senza parole. E mi sto molto divertendo questa sera, a dispetto di quello che si penserebbe. Mi sto veramente divertendo. Devo chiedere scusa alla terra, ma io ho fatto tremare le assi di legno del pavimento della... Sì, però ciò che si muove contro natura è peccato. Ah, mannaggia, Ugaz, me lo sono dimenticato. Vabbè, ma perché meglio, non ho meglio alle 5 che mai. Perché non ho portato via niente. Non dire cose che siamo in game. Ma è tremicchia, cioè tipo come... Cioè, non è stato un cambiamento... Non pensavo che tu, che tua maturgia potesse fare così tanti danni. Quattro e mezza. Io continuo a proporre di andare via. Sì, bisogna camminarci. Ma tu hai chiesto scusa o lo stavi dicendo a noi, Dabran? Non ho capito. No, ho chiesto scusa. No, io ho chiesto scusa. Ah, non hanno fatto nulla. In realtà non ho detto nemmeno che tu possa rubare, Luna. In realtà non è stato beccato. È stato molto fortunato, zio Ogre. Vabbè, chiudiamo la campagna qui. Per me... Sì, per me si può chiudere qui. No, nel senso che sì, non ho capito una cosa. È stata un'avventura appassionante. No, ma non ho capito una cosa. Avete affrontato delle cose incredibili. Giungla. Ma due uomini fermi. Cioè, ci sono due uomini silenziosi e fermi, semplicemente che vi dicono che non potete andare in una direzione. Voi state davanti a questi uomini per 6 ore circa, senza fare l'unica cosa che evidentemente dovreste fare. Ed Ezio Ogre è al culo di questi uomini, non sta facendo niente da un'ora,
E io vorrei... Già passata un'ora? Sì, sì, vorrei farvi... Mazza. Adesso sì, fate un attimo di silenzio. In questo silenzio vi descrivo la situazione. Eziogre, mani sui fianchi, guarda verso gli uomini. Gli uomini gli danno le spalle. Voi tre guardate gli uomini. No, io ero accanto. Ok, accanto agli uomini. Voi tre guardate gli uomini, che sono fermi in silenzio. E questo è il suono che si sente intorno a voi. Per un'ora. Sono le 5. Tra 3 ore è buio. L'ora esatta di Alessia. Puoi mostrare la mappa un attimo, per favore, Master? Che voglio fa? La mappa, per favore, Master. Ma subito, eccoci qua. Grazie. Prego. La scorre un goccettino. Quindi a destra non c'è giungla. Cioè, c'è un'altra costruzione, vedo lì davanti. No, a destra c'è giungla, ovviamente c'è giungla. Ah, ok. Se solo ci fosse un sentiero che va a sud. Non so veramente che dirvi, ragazzi. Vabbè, mi chiamate quando avete deciso? Andiamo a sud. No, io non ci voglio andare nella giungla. Cioè. No, ovviamente no. No, no, a sud dobbiamo andare. Ma, aspetta, ma... Cioè, avete avuto l'idea di andare a sud? Sì. E da cosa è venuta l'idea di andare a sud? Cioè, come l'avete... Come l'avete elaborata questa strategia di attacco verso l'isola? 6 ore. Però ce l'avete fatta. Comunque no, a parte gli scherzi, ricordiamo che comunque è una campagna per giocatori di primo o quarto livello. Francesca e Simone sono la loro prima campagna D&D. Sì, che si sottolinei questa cosa, per favore. Però no, ma a parte prima che arrivino le terminatorie al mio indirizzo, che è www. Io vi sbeffeggio, come dice giustamente Gallo in una puntata di Story Impact, però io voglio molto bene e tra l'altro state giocando benissimo tutte e quattro. Avete avuto solo questo piccolo inciampo di 8 ore davanti a 2 persone ferme, ma per il resto, ragazzi... Ma perché non volevamo abbandonare la cazzo di città? Avevamo dei piani. Ho capito, però i piani sì, li fanno, Eris... Quindi che sì, fate? Come quando un cristallo esplode, voglio dire. Esatto. E muore un personaggio. Quindi che fate? Andiamo a sud, raga. Vabbè, io... Tu che fai? Metto le mani dietro la schiena, saluto le due guardie. Sì. E seguo i miei compagni. Quindi provi a uscire? Stiamo andando a sud, giusto? Provi a superare due uomini? Ah, sì. Ti fanno superare... Va bene. Saluto, grazie, saluto con un cenno della testa. E loro lì rimangono fermi. Vi incamminate verso sud. Avete uno slot di roleplay. Poi preparatevi perché si balla. Ve lo dico quanto si Cos'è? Balla. Dove Cos'è si balla? Scusatemi, ragazzi. Non pensavo di mettervi in pericolo. È il mio personaggio. Sì, sì. Ne ho approfittato per andare da Merrick, che mi ha offerto un distillato buonissimo. Era di colore blu. Non mi ha detto cosa c'era dentro. Era un uomo e l'hai bevuto? Rispondeva con delle battute orrende. Sì, l'ho bevuto ed era buonissimo. Era veramente buono. E ho comprato qualche pozione di cura e anche delle pozioni per poter respirare sott'acqua. E una che si chiama dello stato gassoso, che sembrava interessante. Quando Ziogre dice che ha comprato delle pozioni, Eris si illumina e quasi si scorda che siamo usciti dalla città per questo incidente. Perché, però poi quando dice la pozione dello stato gassoso, Luca è tipo, e cosa fa? Non lo so, sembrava me l'ha venduta bene. Sembrava una cosa interessante, l'ho presa, poi la proviamo. Non si sa mai. E poi prendo quanto siamo lontani dalla città? È passata un'oretta. Ok, quindi estraggo finalmente le cose che ho preso, cioè la bacchetta sì. E il... cosa? Bacchetta e amuleto. Sì, amuleto. E do l'amuleto a Dabran e la bacchetta a Eris. Allora... Chiedendo scusa di nuovo. Dabran, tu con l'amuleto lui c'ha, giusto? Sì. Allora, hai la costituzione a 19. Lo sapevo. Vattela a piander culo. La bacchetta, poi capiamo.
Xanien è un po' contrariato, non perché gli hai dato le cose, ma perché conosce queste persone da tre ore. Ma nemmeno noi ti conosciamo. Jake ha fatto, ho capito, ma l'ho preso al culo io. Sì, sbaffi, tutta la campagna loro stanno scegliendo solo di muoversi di notte, solo la notte. Loro il giorno si fermano davanti alle cose, poi appena scende, appena c'è il tramonto, loro cominciano ok, andiamo ragazzi, è il momento di incamminarsi in questa isola in cui tutto dice di non muoversi la notte e di proteggere. Una pozione, a testa di pozione animali di cura notturni. Normale, quindi ne abbiamo una a testa, la do anche a Xanien. Va bene. Dove si balla? Ok, passa un'altra ora. Comincia l'imbrunire. Avete altre cose da dirvi? No, io però mando il mio famiglio in avanscoperta. Ok. E gli do l'ordine di tornare se vede qualcosa non oltre a... Ah? Ah, di volare avanti e quando vede qualcosa di venire ad avvisarci un po' in avanti in anticipo. Per non essere colti di sorpresa. Ok, andate avanti e tra un'ora sarà buio. Arrivate, vi dico intanto dove. Siete arrivati qua. Ok, quindi manca un'altra ora? No, due. Due. Ma... tra sotto di noi c'è quell'esagono con due palme e a sinistra c'è l'altra stazione. Punto. È sempre giungla quello o in realtà si può passare? Si può passare. Quindi non è giungla? No. Beh, allora quindi, andiamo lì. Quindi in realtà un'oretta ci mettiamo per arrivare a quella stazione là? Mm-hmm. Ok. Beh, io... andiamo allora. Io allora andiamo lì, propongo sì. A tutti quanti... mentre do uno scorcio sulla mappa che io non avevo, quindi è la prima volta che la vedo, uno scorcio e faccio, secondo me ci mettiamo di meno ad arrivare da quest'altra parte, se è dove stiamo andando adesso meglio così. Sì, sì, sono d'accordo Xanien. Allora, quindi vi proseguite, arrivate qua. Sì. Potete aprire il VTT. Già aperto. Dovrebbe essere. Vabbè, il attivo. Primo si può saltare, no? Come dici? Sì. Il primo si può saltare. Vediamo cos'è. Se conviene. Sì, sì, sì. Se conviene. Ci sono quattro pneumini di fronte a voi. Pneumini. Di che colore sono? Sono di un colore viola acceso. Sono abbastanza minacciosi. Cosa fate? Ehi là, buonasera. Combattete, interagite o ve ne andate? Io li ho mai visti. No, sì. Sì. Ok. Volete combattere o no? Se interagiamo possiamo scappare poi? No. O no? Ottima domanda, la risposta è no. Per me si può andare. Sono punti esperienza extra. Eh beh sì. Giusto. Ad arrivarci. Sì Gallo, sono d'accordo con te. Quindi? Quante magie? Quante avete, magie? Io ho una magia, uno slot. Una sola? Sì. Perché una sola? Famiglia Charm super. Vabbè, in realtà sono tre ore a non fare un. No. Però sono tre ore a non fare un cazzo. Sì, tu hai fatto. Tu hai recuperato, sì, sì. Ah, c'hai allora ho tutti i slot. C'hai tutto. So pneumini, dice Luca Russo. È vero. Proverei. Non mi fido di Luca Russo io. Non ti fidi di Luca Russo. No, no. Prima mandi il CV e poi vediamo. Cosa fate? Raga, se dovete combattere. Io sono uno sfuggevole, me ne andrei. Avete 10 secondi per decidere da 3, 2, vi seguo. 1. Cosa fate? 9. Niente per combattere. 8.
7, 6, 5, 4, 3, vabbè, parliamo e poi si combatte. 1. Ok, vabbè. Okay, ok, rimanete. Interagiamo. Provate a interagire, ma in iniziativa. Quindi. Tadadiridan. Oh no. Ok. L'ultima. Accidenti. Allora, il primo premino. Non vuole interagire? No. Non vuole... Il primo premino si muove. 1, 2, 3 e 4. E attacca. Attacca Xanien, che è di fronte a lui. Ok. Ti prendo con 16? No. Ti attacca di nuovo. Con 18? Io ho 18, quindi... Sì, quindi sì. Ti fa un danno. Oh no. Ok. Meglio di niente. L'altro pneumino, vedete che... In realtà è scattoso, è iracondo. È stranamente iracondo. Non capite perché questi de notte fanno sti giochetti. Attacca sempre Xanien. È come, vedete voi tre altri, è come se Xanien attirasse le ire. 23 ti prendo? Eh certo. Ti faccio 4 danni. Ti attacco di nuovo. Aspetta, devo tenere il conto. 22 ti prendo? Mi sembra. Ti faccio un altro danno, quindi sono 6 danni in tutto tra questo e quello di prima. Sì, segnato. Adesso è il turno di Eziogre, cosa fai? Grazie sì. Anna comunque per il countdown. Non potete fuggire sempre. Fuggite, sciocchi! Cosa fai Eziogre? In velocità, se no passi il turno. Madonna, stasera io vi spacco. Vi spacco. Cosa hai bevuto? Della Coca-Cola troppo zuccherosa? No, non l'ho bevuta, è quello il problema. E quindi l'astinenza per un drogato è peggio del no? Dell'utilizzare la droga. Esatto. Solo un attimo che... Vi spacco! Non ci sono... È tutta pianura, giusto? Non c'è niente. No, è qui è tutto un pastorello. È tutto un prato. È tutto un pastorello. E allora niente, prendo la mia balestra e punto su quello più vicino, quello ottimo. Jairis. Fai forma cazzosa, vedi che fa. Che fai, scusami? Sparo con la balestra quello davanti a Jairis. Ok, vai. Arrivo. Arrivi. Dai che lo prendi. Allora. Portate un leccese al master, ma come minimo. Tra l'altro Martina ha finito l'ultimo pezzo di salame che c'avevo senza dirmi niente, senza dividerlo con me. Sono incazzatissimo stasera. Attacca. Che stai facendo, Ziogre? Ci metto un po' stasera, scusate. 24, preso. Vai. Quanti danni fai? Sentirei incazzatissima. 8 danni. Va bene, hai fatto 8 danni. Vedi che il tuo dardo prende in pieno il corpo fluido e inconsistente però dello pneumino, e poi si ferma un po' come se facesse attrito il suo corpo, e poi il dardo continua. Hai colpito okay. Però lo pneumino sta a Xanien ed è la prima volta, e voi con curiosità osservate, vedete Xanien in combattimento. Allora Xanien va in faccia al pneumino. Sì. E gli mena più uno al dado. Una colpo di spada in faccia. Hai più uno al dado. Ok. Attacca. Perfetto. Quanto? Ho fatto 11. Non l'hai preso. Hai fatto 12 e non l'hai preso comunque. Cosa fai? Posso usare il punto ispirazione per ritirare? Certo, sì. Ok, allora, uso quello. Ok,
benissimo. Madonna, dai, ragazzi. Madonna, ragazzi. Xanien. Noi eravamo curiosi di vedere cosa fa Xanien. E vediamo quest'uomo che gli scivola la spada dalle mani. Non riesce a fare niente. Siete, avete visto scorreggiare il cervello di Xanien. Esatto. Dabra, sta a te. Ok. Vai. Ah, scusa, volevi fare qualcos'altro? Che cazzo volevi fare? No, 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 va bene così, va bene così. Okay. Era una gag, ovviamente, non sapevo che potevi fare nient'altro. Vai, andiamo avanti, Dabran, vai. Allora. Sì? Mi sposterei... 7,5 metri in piedi sono... 7,5 metri sono 3... Piedi. Ci arrivi, esatto. Cioè 30 massimo. 25 piedi. No, c'è una 7,5 perché sono armato. Claudio, prepara il personaggio sostitutivo di Xanien. Allora, zio, quanto farete se fai tipo 6 personaggi tutti con background diversi? Vabbè, noi che incontriamo sempre gente diversa. E Dabran attacca dal basso verso l'alto. Ovvio. Con il suo martello. Ma prima o poi ti rompi uno su sta roba. Vai. Attacco. Utilizzando un vantaggio. Certo. Ovviamente. Oh, lo prendi. Tira i danni, ma fammi sognare. Gli faccio 7 danni. Porca pupazza. E poi okay. Gli faccio il secondo attacco. Alla miseria. Mamma mia. Mamma mia! I calmatori ci hanno fatto incazzare. Cazzare. Uso un punto ispirazione. Usa il punto ispirazione e avete anche un vantaggio in più. Grazie mille, nuovo vantaggio per voi. Perfetto. Grazie. Punto ispirazione, vai. Preso. Mamma mia, vedete? Dabron, zitto. Quatto. Piccolo. Dal basso verso l'alto ti fa molto male la bua. No, ho sbagliato. Che cazzo hai tirato? Sbagliato. Vabbè, dai, 18 danni, ormai è fatto. Vabbè, incredibile. Allora, quello che succede è che vedete questo. Dabran due volte con la sua arma fa... Wow, fa due giri dal basso verso l'alto e fa esplodere le particelle di energia viola che componevano lo pneuma davanti ad Eris. Guarda, gli faccio un occhiolino. La premessa era interagiamo. Sì, avete veramente interagito alla grandissima. L'avete veramente fatto. Allora... Questo pneuma si sposta qui e attacca Dabran. Io uso protection, quindi devi tirare con svantaggio. Perfetto. Fai danni all'altro pneuma. Perché Dabran c'ha 19 di CA. Vedete, anzi no, purtroppo quello che succede al piccolo pneumino è un'esplosione, una mini esplosione emotiva di tre... porca miseria. Mi prende comunque. No, non ci deve entrare. Fa un'esplosione emotiva. Attacco. Si prende. Arca pupazza. Però okay. Scusa, avevo protection, quindi comunque non dovrebbe fare. No, se lo sta fatto solo perché ha fatto fumble. Ok, vedete che per un attimo lo pneumino vibra di energia, scatta, è come se si muovesse all'interno del suo spazio e poi esplode per diventare particelle e si ricompone, ma ha subito dei danni. Adesso sta l'altro pneuma che è vicino a lui, si muove. Ah no, era questo che era... Ok, scusa. Si muove e arriva qua. Ragazzi, no, che gran maledetto. Guarda, tira una freccetta emotiva, no, vabbè. E si fa esplodere. Oh, carca troia. Tiro salvezza. Allora, vi spiego quello che dovete fare. Porca miseria. Sì. Allora. Vi prende? Porco. Fatto 19. Dovete fare un tiro salvezza sul carisma.
Io tiro con vantaggio. No, sì, vabbè, sì. Sì, sì. Quanti ne abbiamo ancora? Uno slot. 17, ok. Ok, lo superate? Lo superate? Vi fa 8 danni a testa. E poi date un secondo. Ok, vedete anche qui lo pneumino esplode e vi colpisce e poi ritorna in sé. Adesso è il turno di Eris. Eris casta charm su persone. Oppure Eris su basta, lumini. Perché secondo me anche quello pensa. Però a parte quello, che fa, scusami? Charm su persone. Sì. Sullo pneuma, quello fra Xanian e Dabran. Ok. E deve fare un tiro salvezza su saggezza. Va bene. Dieci. Non lo supera. Non lo passa. Vedete che lo pneumino in mezzo ad Abram e Xanian, comunque, okay, Eris, cioè, tipo, non è che dovete fargli una statua, dovete erigere il momento in cui avete fatto una statua a Eris, cioè, dovete fare la statua di voi che fate una statua a Eris. Non so se è chiara la situazione. Sì, 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 sì. Improvvisamente lo pneumino che è in mezzo a voi, si calma e cambia colore, diventa bianco. Ed è un momento molto emozionante perché Eziogre, Dabran ed Eris riconoscete lo stesso colore dello pneuma di Brandon. No. E cominciate a capire come funzionano le cose. Cominciate a capire le emozioni su Uncharted e su Alexeia. Yes. Come funzionano. E poi, quando questo pneumino si calma e quindi non è più scattoso, non è più iracondo, in un attimo scompare. Ok. Come azione bonus voglio ispirare Xanian. Ok. Ok, sta a quest'altro pneuma che anche lui si fa esplodere. Giusto. Allora, sette, non vi prende. Aspettate. Ah, e in più vedete che esplode, si getta su di voi, esplode e scompare nel nulla. Che bucio de culo. Sta Xanian, che culo che c'avete. Allora, Xanian va davanti all'altro, che spera di fare una cosa buona oggi. Certo. Prova a colpirlo. Sì. Hai il D6. Lo prendi. Ok, il D6 è solo sull'attacco o anche sul danno? Tiri per colpire. Salvezza, okay. E abilità. Non sui danni. Non sui danni. Ok, perfetto. Sì. 5 danni. Vi faccio 5 danni e come azione bonus uso Second Wind, sì. E mi curo un D10 più il mio livello, quindi 2. Ah, quindi... molto bravo. Ok, vai, lancialo. E poi sta ad Abram. Intanto tu curati. Sì, quindi... Ok, 9. Vai ad Abram. Abram si sposta qui. Ok. E indovinate che fa? Beh, aspettato. Quello di fa. Bel colpo dal basso verso l'alto. Ok. Con il martello. Arrivo. Vai, lancia l'attacco. Con vantaggio? Sì, ma non... Non lo prendi e va via il vantaggio. Però... Sì. Utilizzo colpo guidato che mi permette una volta al giorno di aggiungere più 10 al tiro per colpire. Oh, la miseria, l'hai preso. Vai, fai danni. Ottimo, bellissimi tre Beh, danni. Veramente.
Lo pneumino è molto in difficoltà, si sta quasi per sgretolare, vedete che la sua energia pneumatica sta per dissolversi. Secondo attacco? Sì. Lo prendi e tolgo anche un altro vantaggio. Ok. 8 danni. Con questo colpo lo pneuma scompare. Siete fuori dal combattimento. Mamma mia, quando la musica mi fa questa cosa. Sono veramente bravo. Bellissimo. Allora, proseguite la strada e... arrivate alla stazione che non avete ancora visitato, perché questa non l'avete visitata, no. Giusto? Ok, perfetto, ok, meno male. Oddio mio. È notte, arrivate alla stazione. Siete provati e non capite effettivamente quello che è successo il giorno, è perché soprattutto quei calmatori non vanno fatto rientrare, e come si potesse rientrare ad Antiqua e se si potrà rientrare ad Antiqua. Allora, questa stazione si chiama stazione Lostun e è una stazione da riposo lungo. Innanzitutto fatemi lanciare un D100 perché forse potreste essere fortunati, ma dovete essere proprio tanto fortunato. Ve lo dico 0-15 deve uscire. Okay. Vado? Ah, 13 allora. 3. Uguale, no. È proprio quello. È un 4, un 4, non un 4. È un 0-0-4-0. Quanti punti ci avete voi, esperienza? Non so, quelli nuovi... 400. Vabbè, se volete intanto aggiungerli, aggiungeteli al... cioè... fatto. Incastrateli nella vostra... Ok, allora, in questa stazione, molto simile alle altre, ci sono delle informazioni sulle piante, sulle erbe contenute alla Torre Lostun. Tutte informazioni che voi già sapete, informazioni che avete già trovato. E ci sono altre testimonianze dei comportamenti delle piante durante la notte ad Anciarto. Ormai avete la certezza che tutta l'isola mette in guardia tutti quelli che vogliono assaggiare la potenza della notte di Anciarto. E c'è anche un passaggio che parla dello spettacolo che si vive nella giungla a nord, alla Torre Dote, proprio dove c'è quella mappa segreta che voi ancora avete e che non avete però utilizzato. C'è anche qui una colonna di energia rossa al centro, ma non succede niente. Cosa avete intenzione di fare? Ma quindi sono giacigli? Ci sono giacigli, certo, potete dormire, potete fare un riposo lungo. Sarebbe il quinto giorno se voi dormiste qui. Ma non abbiamo preso esperienza per il combattimento. Avete preso esperienza per il combattimento, ma ve lo dico subito. Ne avete presi 200 a testa. Ok. Non arrivate però al terzo livello, vero? No, ancora no. Ok. Che ore sono più o meno? Beh, è notte fonda, sono le 9. C'è qualche... Volete uscire dalla stazione? Ditemi se volete uscire dalla stazione o volete andare a fare... Ho dimenticato di andare. Non capisco. Prendo il carrellino e vado al mercato. Meglio che ve andate a dormire, dicevo Kuroneko, sì, effettivamente. Posso... Maris vorrebbe guardare intorno per vedere se trova qualcosa di utile. Non c'è nulla. Nulla. È la stazione più vuota di tutte. Allora, metto a dormire. Ok. Prima di andare a dormire, signori, penso di aver fatto una cazzata. In realtà, penso che il problema a... abbiamo avuto in città non sia stato tanto dal fatto che abbiamo derubato uno dei mercanti più importanti del mercato, ma perché la terra ha tremato per colpa mia.
Non fa niente, Trabba. Era assolutamente in buona fede. Non fa niente. Ottimo. Sono molto felice che comunque la prendiate. E beh, io anch'io ho mezza colpa. Mica lo attacco, gli dico: ah, cattivo tu. Okay. Hai ragione. Io, per ricordi che avevo, riguardando Dabran, mi scaldo un po' e dico: no, cerchiamo di evitare la prossima volta. Avete un minuto ancora di roleplay? Sicuramente eviteremo la prossima volta. Vi faccio parlare. Xanien, tu hai detto da dove sei venuto prima di raggiungere Antiqua? Da sud. Da la giungla a sud. Hai menzionato un certo... Pito de Betis. Proprio lui? Sì. Cos'è? Dovevamo... In realtà non ho troppe informazioni su di lui. Un pescatore ci aveva indicato la sua casa a sud e prima di arrivarci siamo stati attaccati. Ma a sud da qui? Cioè, quindi sei passato già da questa stazione? Sei passato già da qui? Sì, no. Sì, 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 ah, qui, sì, da qui, okay. Sì. No, scusami, hai ragione tu. No, da qui no. Non avendo una mappa non saprei darti delle informazioni più precise, però sono sicuro di non essere mai stato qui. Quindi questo Pito de Betis, perché volevate andare lì? Perché che scopo? Erano, ti dice che erano in esplorazione. Grazie Simo che, Simo che sta. Grazie per l'abbonamento. Erano in esplorazione. E chi vi ha mandato da Pico? Non ho capito. C'era un pescatore lì. Abbiamo chiesto... Ok. Verso sud cosa ci fosse, ci ha indicato quella casa. Ci sapresti ritornare da dove siamo noi? Te lo dico subito io. Sì, ti dice che la casa di Pito de Betis è più o meno in questa zona qua. Ah, quindi siamo vicini. Ok. Allora domani mattina possiamo provare a raggiungerlo. E occhi aperti, visto che non vorremmo trovare... E lascio la frase sospesa. Tutti e quattro perception. Tiro con punto ispirazione 20. Dabran, non serve il punto ispirazione. Sì. Dabran, ti rendi conto che una figura vestita da pirata, pieno di, cioè, un'armatura ma anche dei foulard, un braccio con una, vedi al volo un taglio sui vestiti sul braccio destro, corre sul sentiero fuori dalla vostra stazione e scompare a sud, come se proseguisse il sentiero che voi invece avete deciso di non proseguire e siete andati giù verso ovest. L'avete visto anche voi? No. Cosa? No. Un uomo. Sì, bellissimo il cielo. Ah no. Un uomo sembrava avere un'armatura, forse un pirata, correva verso sud. Un pirata? Sei sicuro? Beh, così sembrava vestito. Io in questo momento non lo inseguirei, ecco. Cioè, sicuramente si stava... Aveva un passo molto accelerato, magari stava scappando da qualcosa. Mentre lo dico, mi sporgo fuori dalla porta. Sì, anch'io mi affaccio, corro verso la porta, mi affaccio così. Per cercare di vedere la scena, c'è tipo io in basso, lui in alto. Che e non so. Sentite, quando effettivamente vi sporgete... Ovviamente tutti i suoni della giungla. Sì. Ma sentite palesemente qualcuno che sta brandendo un'arma e la sta utilizzando per farsi strada. E il suono si allontana sempre di più. E poi scompare. Pensi si andava nella giungla, Dabron?
Tu l'hai visto andare sul sentiero? Chi sarebbe così pazzo da farlo? Non lo so. No, io l'ho visto correre lungo il sentiero, però si dice che si sta facendo spazio attraverso la vegetazione, però vuol dire che sta No, no, non sai contro cosa, contro chi. Ah, ok. Ah, ok. Però hai sentito anche te questo rumore di lame? Sì, l'ho sentito anch'io. E che vuoi fare? Ora nulla. Di notte avevo nulla. Io non uscirei a quest'ora, sarebbe troppo pericoloso. Abbiamo appena incontrato ma magari è qualcuno che ha bisogno di aiuto, proprio come avevamo bisogno di aiuto noi. Non siete più, non sentite più suoni, eh? Vabbè, è troppo tardi, non si sente più. Andiamo da me. Sembra il meme "Not my circus, not my monkey". Esatto. Esatto. Quindi vi riposate? Sì. Sì. Ok. Allora, riposo lungo per tutti quanti. Vi svegliate la mattina? Tu. E mi dovete dire a questo punto dove andate. Allora, noi non sappiamo di preciso dove è la casa del pescatore, sappiamo solo che è in zona. Sì, non è la casa del pescatore, è la casa che il pescatore ha indicato a Xani. Ah, okay, nel suo gruppo. La casa di Pito de Betis. Esatto. Ok. Mi fa molto ridere il nome. Ah, guarda. E proseguiamo a sud. Non abbiamo sicuri di non voler andare al porto, invece? Non ci siamo ancora passati. E dista solo 4 ore di qui. Beh, no. Sì, sono 4 ore, sì. Sono 4 ore. Vabbè, andiamo. Beh, il porto è la mia casa. Va bene. Te l'abbiamo promesso che ci avremmo portato, zio. Ah, grazie. Hai rischiato di farvi cacciare da Antiqua. È il minimo che possiate fare. Andate al porto? Sì, sì, ci dirigiamo verso il porto. È incredibile, ragazzi. Io, no, veramente siete veramente incredibili. Arrivate al porto, è incredibile. È veramente, cioè, sono estasiato e al contempo sorpreso, che non vi devo nemmeno dire io di sbagliare. Non vi devo nemmeno io portare. Adesso mi dovete dire che cazzo, da dove cazzo vi è venuto fuori il porto, con uno che vi dice che c'è la casa di Pito de Betis a sud-ovest, infatti. Un tizio che scende correndo verso sud. Andiamo a nord. Questa qua è tutta colpa tua, Claudio, perché tu hai detto che questo modulo è come Elden Ring. Io non riesco a lasciare le cose indietro, capito? Sono ed è tutta colpa tua. Totalmente d'accordo con te, ma allora ci potete andare prima al porto, rimortacci vostra. C'era Gisela a salvare, esplodere. Era nei piani. Allora, comunque il The Ring non ti giudica, non vorrei dire. Beh, posso dire che boss, se potesse lo farebbe, posso dire questo. Cioè, se fosse senziente, forse ti giudicherebbe. Questa è una cosa che potrei dire. Allora, arrivato al porto, e è una mattina tranquilla. Si sente il suono del mare, delle onde che sbattono sul legno delle imbarcazioni, e vedete che c'è una nave quasi totalmente distrutta. Si può raggiungere attraverso il molo, ci sono altre imbarcazioni più piccoline, qualche pescatore che sta facendo un sonnellino, ma c'è questa nave distrutta. Cosa fate? Ci sono uomini sulla nave? E che ne so io? A vederle le navi sembra ci sia un movimento su. Sono più da marinai o più da pirati? Cioè, questa è da pirati. Ok. Allora Xanien è molto contrario a quello che vede. Ok. Invece sono molto contento. Vedo se vedo del movimento sulla nave. Non c'è movimento sulla nave. E tu lo sei alla fine. Tranquillamente. Puoi salirci. Ci sali? Io come un bambino a Disneyland faccio segno agli altri di seguirmi e di andare sulla nave. Allora, sono troppo contento di te. Quando sali sul ponte della nave, ti rendi conto che ci sono stati dei grossi problemi durante la navigazione. E quei grossi problemi sembrerebbero proprio un combattimento contro un drago. E
vedi che la nave è distrutta, non ha non ha più quasi tutta una parte del ponte, l'albero centrale è distrutto a metà, non capisci nemmeno come sia potuto arrivare effettivamente effettivamente al porto. C'è ovviamente un sottocoperta e ci sono delle entrate. Cosa fai? Quindi sul ponte non c'è nient'altro, mi hai detto tutto già. Sì, non c'è niente. E allora mi dirigo sotto coperta. Quando vai sotto coperta, vedi in una stanza, ci sono varie stanze, entri nella prima e c'è un uomo che giace a terra, sembra un pirata, e ha i testicoli completamente congelati. Testicoli completamente congelati. Congelati. Lutien. Ok. C'è una botola aperta. Non c'è nient'altro nella stanza. Lui e la botola. Ci sono delle mappe di navigazione. Sono mappe dell'isola di Ancharto. Le riconosco. No. C'è però. Ci sono altre mappe. Fammi una investigation. Sì. Uso un punto ispirazione. Vai. Okay. Quanto hai fatto? Ah, ti devo dire. Sì, scusa che non ce l'ho. 22. Sì, sì, grazie, ditemelo voi, grazie. 22. Trovi la mappa di Alexeia. È la mappa intera del mondo di Alexeia. E se mi dai un secondo, forse riesco addirittura a mostrartela. Intanto hai questa mappa. Cosa vuoi fare? C'è una botola che è semiaperta. Vabbè, riesco a prenderla, a staccarla dal muro. Non so dove. Sì, sì, no, è appoggiata su una, su un ripiano. La arrotolo e la prendo allora. Ok. Per ora. Ok, ok, ok. E poi scendo giù. Ma noi siamo rimasti sul molo nel mentre. Voi siete rimasti sul molo, assolutamente sì. E dopo un po' che non vediamo risalire Zio, io propongo di salire almeno a vedere che fine ha fatto. Allora, la mappa che trovi ha questo aspetto. Grazie intanto a Breath per l'abbonamento. Come vedi, c'è Ancharto. C'è Ancharto. Beh, che comunque la vedo completa almeno. Questo è quello che vedi? Sì. Non sai se sia vero o quanto sia approssimativo. C'è l'Ostun. C'è l'Ostun, ok. E ci sono altri luoghi. C'è quella che un tempo fu Dote. Questa è la biblioteca di Durandal. Di Durandal. È la prima volta che vediamo il mondo di Alexeia a 3300. Però hai trovato la mappa. C'è un vulcano, ci sono delle isole a nord, c'è una città con un portale e un lungo percorso che porta a un'altra città, sembrerebbe chiusa. C'è una zona paludosa e dei massi volanti. Andando a nord c'è il santuario, c'è Brigida, villaggio alto. Ok. A sud ci sono le, c'è la terra morta. Terra morta. Il fosso quattro torri e la punta scura e un enorme deserto recintato da mura altissime, almeno quello che sembra. Mirabilia, la vecchia città di Dote, il cimitero, Eden, e poi c'è quest'altra isola dove c'è una città che si chiama Bifron, che porta una statua di quello che sembrerebbe un bardo al centro della città. E poi c'è Ianua, che è una città molto fredda.
Ok. Insomma, hai in mano l'intera mappa del mondo di Alexia. Ok. Bellissimo. Scendi giù. Era andato nella botola, sì. Sì, sì. Scendi giù e... ragazzi, è la prima volta che si vedeva tutto il mondo Alexia. Non so se è chiaro. No, no, prego, eh. Non vorrei ora dei ringraziamenti in chat. Questa roba nel modulo non c'è, però vorrei far capire che mondo stiamo parlando, cioè quanto è grande il mondo di cui stiamo parlando. Ve lo faccio rivedere tutto insieme, anche solo per avere l'idea di che cazzo stiamo parlando. Se quello che noi stiamo raccontando e che abbiamo raccontato è questo pezzettino qua sopra di Brigida e Villaggio Alto e questo pezzettino qua sotto di Uncharted, capite quante avventure potremmo effettivamente vivere su quest'isola, su questa terra. Allora, a livello dove arrivi tu, questa botola segreta, c'è un forziere aperto in fondo. Sì. Davanti c'è una pozzanghera di una di un colore bluastro. E c'è della polverina rossa che aleggia in questa piccola saletta. Cosa fai? Beh, innanzitutto vado verso il forziere. Ok, quindi passi sopra la... Ah, devo per forza passare sulla pozzanghera? È davanti al forziere, sì. Ah, ok, non posso girarla, c'è proprio enorme. No, perché scusami, il forziere okay. È dentro una sorta di piccola prigione, piccola cella, scusami. Ah, ok. Quindi è all'entrata. Devi farmi una destrezza, devi farmi un athletics. Va bene. Vai. Uso, ci abbiamo ancora vantaggi? Due. Vabbè, tiro normale. Tiro normale? Bravo. Sì. Tacito, che bucio di culo. Ok, riesci a saltarlo, sei al forziere. Il forziere okay, è aperto. Cosa vedo dentro? Ci sono okay. Delle schegge spente di cristallo rosso. Aspetta. Ah, io aspetto che resto qui. Un attimo che vado a prendere le tavole delle leggi. Che ho un dubbio. Mi è incazzata per live. Buono con quei mano, Ezio. Cosa fai? Per ora non le prendo. Voglio andare prima a dirlo agli altri. Quindi riesci? Athletics? E dai, che prima o poi lo fai uno. Ma vaffan. Cito, Di Biagio. Certo, Di Biagio. Hai fatto dei tiri di merda. Ok, esci fuori sul ponte. Gli altri sono sul molo. Cosa fai? Ok. Ragazzi, ho trovato la mappa... Purtroppo non dell'isola, anche se un po' si vede, ma di tutto il mondo di Alexia. E gliela mostro. E mostro ovviamente la nostra parte interessata, quindi l'isola di Uncharted. Mostro dove c'era quel punto pieno di cristalli blu e tutto quello che si può vedere, insomma, dell'isola di Uncharted. Quello che ci manca. E c'erano anche le isole, si vedevano anche delle isolette a sud. Allora sì, te la faccio rivedere. Cioè, sì. Questa è la mappa di Uncharted disegnata su questa mappa molto più grande, quindi è come se voi vedeste una mappa molto meno dettagliata, ovviamente, di quello che voi avete visto, e già notate delle differenze, dalla parte che avete voi, esatto. Ovviamente, sì. mancano molte cose, come? Quelle sono delle scale sotto la scritta Uncharted. Sì, ma cambiano molte cose. Da quello che vedete, però la forma dell'isola, per quello che sapete, sembrerebbe proprio quella. Vedete dei cristalli blu nella parte nord-est dell'isola. E poi sotto, quello che stava dicendo Eziogre, appunto, è Terra Morta, che è questa zona in cui vedete delle isole, sembrerebbero proprio morte. E poi un'isola con un portale
con un cristallo enorme in mezzo a due torri. Beh, non capisco se questa isola Terramorto, cioè per noi, come dire, l'isola del Giglio, l'isola del Giglio si chiamava? Farite, no, l'isola dei fiori maledetti, però l'isola del Giglio Farite. Salutiamo l'isola del Giglio. Puoi, se l'hai detto vuol dire che puoi pensarlo. Ok. Come si chiama? Quindi scusatemi perché non lo so. L'isola dei fiori maledetti. L'isola dei fiori maledetti. O l'isola del Giglio, anche qua. Il branding. Ok. E poi dico agli altri anche che ho trovato dei cristalli rossi ma spenti giù in sottocoperta. Ma non so se sia giusto prenderli, visto che abbiamo ignorato un attimo le leggi della natura e ci hanno cacciato da antiqua. Io ora ho un po' paura. Mi sentite adesso? Sì. Sì. Non ero mutato, ma non mi sentite. Rivolgo soprattutto a Eris, perché ormai ho capito che è quella più saggia del gruppo. Ma dai. Mo hai capito. Eris, chi è che ha la mappa nostra? Ezio Ogre sempre? Sì. La mappa quella piccola? Sì. Eccola. Ezio Ogre, puoi tirare fuori la mappa? Certo. E credi che i cristalli blu che vediamo nella mappa che hai appena trovato sia proprio il segreto della giungla che abbiamo trovato nella torre di Dote? Il segreto della giungla era a nord. Loro erano a nord-est, giusto? Era quella... Sì. Sì. Potrebbe essere. Sì, potrebbe essere. Sì. Ed è il cristallo rosso? Allora, noi sappiamo, vero, che Anank è uscito fuori dal combattimento col drago per via di Cip e Chop? Sì. Io credo che questa sia proprio la nave di Anank. Cip e Chop. L'ho pensato anch'io. Se questi cristalli rossi che ho trovato fossero utili, lui non li avrebbe lasciati lì. Esatto. Sì, sono delle schegge polverose. E quindi non credo valga la pena rischiare di infrangere delle leggi della natura, ma non credo proprio che siano cristalli quelli che hai trovato, altrimenti non li avrebbe lasciati indietro. Okay. Io suggerisco. Sì? Ma no, erano in un forziere e davanti c'era una pozza blu che sono riuscito per fortuna a evitare. Ti dico, vedendo le condizioni della nave, non voglio addentrarmi in questa melma, non credo sia nulla di positivo. E un uomo aveva dei genitali congelati. Io non so cosa. Eris ride di gusto proprio. Sì. Che fate? Ci sono un paio di pescatori. Ci sono altre stanze sulla nave? O no, non c'è niente interessante. Okay. Cos'hai detto, Cla? Ci sono un po' di persone? Un po' di pescatori al molo. Insomma, volete fare due chiacchiere? Sì. Io riconosco uno dei pescatori come quello che mi ha. No. Indicato. Ok. No. Io mi avvicinerei a uno. Di loro, sì, qualsiasi. Sì. E gli chiederei questa. Salve, buongiorno. Scusate il disturbo. Lui alza tipo il cappello di paglia e ti guarda. Per caso sapete se questa è la nave del capitano Anank? Intendete Rufus? Proprio lui. Certo che è la sua nave. Guardate in che condizioni sta. Eppure è riuscito ad attraccare. È veramente il più forte di tutti. E per caso sapete dov'è? In questo momento non lo so. So solo che quando è passato di qui aveva una furia di recuperare il suo tesoro. Guardate lì e vi indica una parte vicino alla giungla dove c'è un'immagine pneumatica che va in loop. Ed è un'immagine pneumatica blu ma sporcata da alcune un po' di polverina rossa. E l'immagine pneumatica è Rufus, e Dabran somiglia molto alla persona che hai visto scappare verso sud, che dice, passando in mezzo ai pescatori, c'è anche il pescatore con cui state parlando, che sono in piedi nell'immagine pneumatica, andrò da Fredian,
se dovesse servirmi. Rivoglio il mio tesoro. Oh, per Tempus, ma quello è quello che è passato ieri sera davanti alla tenda. Cioè, alla stazione. Quello lì, quell'immagine pneumatica. Lui. Io non mi ricordo se ho solo sentito i suoni o l'ho visto, perché forse aveva visto solo Dabran. Sì, solo Dabran. Ma è quello quindi che ha fatto anche quel suono, Dabran? Quello che si faceva strada... Sì, quelle lame dovevano venire per forza da lui. Chi altro potrebbe attraversare i sentieri di notte? Erano anche. Per caso sapete chi è questo Fredian? Rialza il cappello, poi guarda gli altri due pescatori. Loro ancora col cappello basso vanno. Il drago pneumatico. Lo pneumo drago. Fico. Solo che fa un sospiro come a dire questi sono nuovi. Sapete, è molto triste Fredian da quando da quando ha perso il suo amore. E chi è il suo amore? E io che ne so. Io devo solo cantare una canzone. Quando... io devo solo cantare una canzone. Quando dice drago, vedi, Xanien è un po' più interessata alla conversazione, perché prima era rimasto in disparte, perché onestamente si vergogna ancora di stare in mezzo a persone nuove, quindi vedi che inizia a partecipare. Scusa, potrebbe parlarmi un po' di più di questo Fredian? Se ne sapessi di più ve lo direi. Sono solo un pescatore, sto qui, io ascolto le storie dei marinai, dei pirati, di quelli che vanno, di quelli che vengono. So solo che Fredian è dall'altra parte dell'isola, altrimenti perché sarei così tranquillo? E zio Gre, mi dai un attimo la mappa di tutto il mondo? Va bene, gliela porgo. Eccola. E gli faccio vedere Uncharted. E prima cosa gli dico, di preciso... più o meno, in realtà, non di preciso. Dove pensate che si trovi, Fredian? Ok. E poi gli chiedo anche se... quante... secondo loro, quanto è precisa la mappa a livello di strutture che si vedono? Aspetta. Hanno fatto il calcolo lì sul momento. Pescatori commercialisti. Però si mette un altro 1. 115%. 15%. Ok. Numero meno, numero più. Sapete, io sono un marinaio, ma sono anche un gran matematico. Gli chiedo, qual è la parte che è precisa? La parte più precisa è questa. Dove siamo già stati? Vi faccio grazie. È precisa utile. Anche più o meno questa. Precisa anche questa. Antigua. È precisa questo pezzettino qua. Questo pezzettino qua. Ok. Questa lo sarebbe, però in realtà no. No. Ok. E invece quei cristalli? Sì, anch'io gli stavo indicando i cristalli per dire. Ah, no, i cristalli non sono lì. No, ah, non sono proprio lì. Ah, e dove? E dove sono? Dicono più a nord. Ancora più a nord. Okay. Ma io posso capire se ci sta dicendo la verità o... che cazzo ne so io? Lo vuoi capire? No, posso fare una prova per capire se sta dicendo la verità. Ti ho mai detto di no? Ti ho mai detto di non poterla fare? Eh? 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 Scusa, mio amore. Io metto in mezzo gli avvocati della prossima volta, Lo dico. Bella l'amicizia. Che cazzo devo fare? Un insight? Sì. È proprio il 15%, Manuela. È proprio il 15%. Porco.
posso capirlo anch'io, visto che mi sta parlando. No, 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 super sincero. Vabbè. Okay. Vi ringrazio molto. Poi ridò la mappa a Ezio Ogre, faccio un passo indietro. Io gli chiedo se conoscono Pito de Betis. Pito de Betis, certo che lo conosco. È il rituale della pietra sacra. Perché vi interessa? Rituale della pietra sacra? Cioè, cos'è? È il rituale per cui ogni anno qui ad Uncharted abbiamo energia attraverso tutti i templi. Ma da dove venite? Non avete proprio chiesto niente a nessuno qui in giro. Non abbiamo incontrato molte persone fino ad ora. Colpa vostra. E riabbassa il cappello. Che pito in culo. Si può dire come dite, Elfa? Andremo a parlarci di sicuro. Ok. Mi abbassa il cappello. Ci può dire dove abita il signor Pito? Ah, Pito de Betis, non si sa dove abiti. Ah. Mi è stato detto che era più sud di qui. La casa di Pito de Betis. Ma Pito de Betis non è a casa di Pito de Betis, mi sembra così chiaro. Ovviamente. Ovviamente, però se non fosse ovvio, perché sarebbe a casa sua? Beh, se non fosse ovvio, ti direi che la casa di Pito de Betis ha il nome del rito di Pito de Betis, e Pito de Betis che partecipa al rito Pito de Betis, che ha il nome di Pito de Betis perché il rito viene fatto da Pito de Betis, non abita nella casa di Pito de Betis, ovviamente. Ovviamente, ovviamente. E come si svolge questo rito? In cosa consiste? Io non ne ho la più pallida idea. Io sto qui, mi arriva l'energia, vedo i pirati, Rufus arrabbiato, il drago dall'altra parte dell'isola e i cristalli a nord. Quando dice drago, da Brand gli si riga un viso con una lacrima e pensa a Brandon. Io invece sono un po' più elettrizzato. Eris è scocciata perché questo qui ci sta perculando e ha fatto piangere pure Dabran. E quindi dico, e quindi dove starebbe questo Pito de Betis? Visto che non sta a casa sua. Non lo so, ma che cosa volete che ne sappia? Io sono un marinaio, sto qui, questa è la mia sedia, non capisco perché vogliate sapere cose che non so. Sapete chi, nel porto? Ok, posso dirvi a chi potete chiedere dove si trova Pito de Betis? A Pito de Betis. A Pito de Betis. Bravo. E dove possiamo trovarlo? A casa sua. Ma perché Pito de Betis non è a casa sua? Ma perché è un gioco di parole. È un gioco di parole. Ma ci sono delle navi, delle barche funzionanti nel porto? No. Sì, un paio sì. Posso vedere la mappa un attimo? Sono di qualcuno. Ti prego, sì. Sono... Allora, ragazzi, sì, dai. Chiedo ai pescatori. Ti prego, sì. Sfondiamo sto modulo, sfondiamolo. Chiedo ai pescatori, quelle navi, quelle barche sono vostre? Sì, le affittiamo. Claudio, ti stiamo per far scrivere un'altra isola. No, sto fissa. Le affittiamo? Fatelo. Una domanda, Master. Muoversi in acqua è comunque un'ora o andiamo più veloci? È un'ora. No, scusami, hai ragione, è mezz'ora. Beh, potremmo andare nella zona di Pito de Betis via barca. Io sono esperto nei veicoli acquatici. Ma no, ragazzi, io ti se giuro, mi... ti prego. Se non mi sbaglio c'è anche un pezzettino. Vi sfido. In acqua ci sono dei mostri. Ma io mi tengo vicino alla riva, non è che devo andare... Senza mappa, vi sfido, vi prego, fatelo. Ma no, ma comunque la zona, cioè attraccare, scusa, metti la mappa. Attraccare dove c'è l'ultimo alberello, cioè dove c'è l'ultimo alberello si vede, cioè lì arriviamo almeno. Certo. Almeno ci mettiamo di meno. Certo, è vero, ci mettete un'ora. Invece di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E che ore sono? Un'ora e mezza tipo. No, adesso che ore sono? Adesso sono le più o meno le 11. Ok. Facciamolo. Io dico agli altri, sono sì. Stato su qualche barca. Era solo un lago, però posso dare una mano. Non ti preoccupare, Xenion, io sono esperto. Venga, solo tu, una barca intera, però. Fidati di me. Vabbè, ma è tipo
mica prendiamo un vascello, no? No, va bene, una barchetta, capirai? Meglio, sì, cioè, capito, foste sicuri che è stato un vascello, è meglio una barchetta. No, prendete la barchetta. Barchetta. Ah, e comunque dovete pagarla. Quanto costa? Quanto costerebbe? 50 monete d'oro all'ora. Tu non hai il coso del passaggio gratis? Ah, è vero, aspetta. Che c'hai? No, però funziona. No, però deve darmi un passaggio, se... sì. Chi? No, ma poi funziona soltanto se tu conosci per trama un marinaio di quella compagnia o sei abbastanza famoso da parte di... Cioè, adesso è vero, l'avrò nessuno, quindi non... E poi mi danno un passaggio, cioè deve dobbiamo stare su una nave che sta andando da qualche parte per cui mi diano un passaggio. Sì, sì. Vabbè. 50 monete d'oro l'ora. Io mi tocco le tasche perché in realtà ne ho solo 10, perché, ripeto, non avevo mai visto tante monete d'oro in mano a Ziogre, però io continuo a averne solo 10. Quindi se andiamo dall'altra parte è solo un'ora, solo 50 monete. E poi però? Non riprendersela. Cazzinora. Dovete lasciarmi qualcosa come assicurazione. L'altre 50 monete d'oro? Lascia Ziogre. Cosa? Lascia. Accetta. Ammazza che mazza. un'arma tipo di 300 anni fa che è durata a dei pescatori con per una città appena gira in barca, porco due, siete degli assassini, porco due, fate schifo. Modulo, lo facciamo esplodere. Fate schifo, io adesso brucio il PDF del modulo. Abbiamo un'arma leggendaria, un'arma lasciata dal grido di morte di una grande guerriera. Che c'è, vado in passaggio? Che c'è, 2 euro messi male? Quest'arma leggendaria può aiutarvi nelle battaglie più ardue, nei momenti più difficili, può guidarvi verso un destino incredibile. Senti, ma che c'è, dai, a barchetta da monnascia? A poi il tassa. Oh, è bipenne. Oh, questa è modifica, c'è malossi, eh? Modifica. Sto malissimo, ragazzi. Mamma, sto, mi prego. Vabbè, insomma, conti alla mano. Noi paghiamo 50, andiamo dall'altra parte e poi dobbiamo tornare a tagliare la barca. Quindi... quanto costa? Ma se gli diciamo che torniamo a dargli la barca, ma non lo facciamo. Ok, addio. Questo l'hai appena detto ad alta voce. L'hai appena detto ad alta voce, tu lo sai. Ok, va bene. No! Sì, perché non potete fare così. Perché così adesso loro sanno un'informazione che deve sapere per forza anche il marinaio. No, ma stavo scherzando. Io non rubo. Scusi, buon uomo, lei quanto vorrebbe per venire con noi? Così poi può tornare insieme con la sua barca al porto. A noi serve solo per un tragitto, per un punto, per un pezzo. Se mi date 400 monete d'oro, io vi accompagno dove volete. Io e vi lascio lì. Dove vogliamo? Dove volete e vi lascio lì. Se è dove vogliamo, pensiamoci bene. Andiamo a casa di... Anzi... Non sto dicendo ad alta voce. Possiamo parlare un attimo? Possiamo confrontarci un attimo? Vai, vi allontanate. Scusi, un secondo. Andiamo a casa di Ananke subito. Ma se non sta a casa Ananke, se... Andiamo da Fredian. Sull'isola dei fiori maledetti. Voi ve la ricordate la mappetta? Eris dice che vuole andare da Fredian. Io sono subito d'accordo. Sì, questo qua era il percorso segnato come impossibile, se non erro. Sì. L'altra parte era molto... Ma tanto, ma che ce frega, no? Tanto stiamo adesso per prendere l'iPad. Ma ragazzi, se vogliamo rincorrere Rufus, andiamo da Fredian direttamente? Sì, forse è meglio. Andrò da Fredian, sì. Volete andare dal drago? Ah no, cazzo, Fredian era il drago, vero? Scusate. No, è solo per quello che io sto dicendo di sì.
No. Senti, andiamo a casa di Pico de Paperis e basta. Poi andiamo a piedi. È solo per risparmiare un'ora, basta. Così ci fa un prezzo di favore. 400 monete d'oro per fare un'ora di navigazione, così però. Ah, per forza 400. Perché sennò cosa... Allora andiamo a chiedergli cosa vuole come impegno. Io posso lasciargli impegno questo. Caccio dallo zaino questo corno pregiatissimo che utilizzavo nel mio esercito. Caccio questo corno pregiatissimo. Se avete un'altra cosa, se avete un'altra cosa come questa, vi posso lasciare la barca a 200 monete d'oro e poi voi in qualche modo mi segnalerete dove sta la barca. Se mi lasci il corno, poi io te lo lascio sulla barca, lo suono e tu sai che è lì e poi te lo lascio. Ma me l'hai appena dato. Stiamo facendo una conversazione qui. Ti do il corno, poi me lo riprendo, suono e te lo prendo. Madonna mia, stasera è funzionale, è funzionale. E vedi che è tornato il mercato. Vedi che è tornato. Meno male che non siamo andati al mercato. Io mi ispiro l'anello dorato, cioè d'oro, dorato, e gli dico: se ti lasciamo questo. Lui lo mette in bocca, lo... Ah, è d'oro. Va bene, questo va bene. Se non fino al dito e fa: datemi 50 monete d'oro e andate via di qui. E le poi prendo dalla sacchetta, gliele do. Ok, quindi togli di 50 monete d'oro. Fatto. E vi indica la barca più sgarrupata. È una barca da 3 persone, ci state molto stretti e pesate molto. Va bene. Vabbè, il nano è piccolo. Ma... Inizia la navigazione. Adesso mi dovete dire, nella prima mezz'ora, dove vi dirigete? Voi partite. Ma quindi è rimasta a noi, scusate, mi sono perso il passaggio. È rimasta a noi la barca. Da qua partite. Dove volete andare? Pensiamo in grande, Claudio. Ci apri la mappa del mondo terrestre. Andiamo a Dote. Da Durandal. Ho detto che il mirabilio non è male. Certo, andiamo all'osso. Io me ne vado. Siete coscienti che questa barca già è tanto se arrivate vivi di nuovo a terra, però... Ok. No, vabbè, a questo punto se rimane a noi andiamo passo passo, andiamo da Paolo, sono da con Vito, te, dai. Paolo, sono con te. Io avrei ucciso tutti e tre i marinai. Tanto c'è a quel punto, che cazzo te frega. Che fai? Che fai? Dove vai? Dico agli altri di... Andiamo da Pito. Ma dov'è Pito? Allora attracchiamo dove ti ho detto prima, dove c'è l'ultimo alberello della mappa. Qua? Dove c'è quella baia, sì. Attracchiamo lì. Allora, passa una mezz'ora di navigazione e non succede niente. Passa la seconda ora di navigazione. Quando siete qui, cominciate a sentire dei vortici intorno... Gyarados. Alla vostra... incredibile imbarcazione. Sentite che sotto di voi c'è qualcosa che vi sta per attaccare. Madonna. Qualcosa sta per venire fuori e state per essere attaccati su una barca da 3 persone. Sta per iniziare un combattimento. Si sente da sotto l'acqua un suono. È un suono non bello, ve lo faccio sentire. Ok. Fine sessione. Era solo mezz'ora di strada. Io c'era un Kraken. Terzo personaggio. Qual è il problema? Cioè, non siamo andati tipo al largo a 67.000 metri di distanza dalla costa. Che cazzo ci fa un Kraken nella baia di lanciato? A un'ora di navigazione. Raga, un'ora di navigazione dalla terra, comunque. Sì. Fine sessione. Fine sessione. Posso dire la più divertente fino adesso. Sì, dai. Considerando quella di prima, che è stata tipo la più emozionante, in cui abbiamo pianto. Oggi abbiamo riso alle lacrime, quindi questo è D&D. Quindi hanno scelto la strada impossibile, io non ho capito. Perché no? A sto punto. Avete veramente fatto ogni cosa che non dovevate fare. Bravissimi. La più nonsense. Mastigazzi. No, ma fatti mastigazzi. Mastigazzi. Bravi. Allora, io saluto tutti, grazie mille. Fatemi capire una cosa. Sì. Ma giovedì facciamo un'altra sessione?
Guarda, io ti potrei dire di sì, però abbiamo una in vacanza e uno uno streamer. Una vita in... uno streamer. Io? Prendere io la no. Sarei io? Vabbè, vaffanculo a Gallo. Mercoledì o giovedì ci sei, Francesca? Sì? Mercoledì o giovedì ci sei? Mercoledì no. Giovedì? Non lo sai. Giovedì potrei. Capiamo. Potrei. Intanto capiamo, grazie. Sì. Intanto dico. Grazie. Capiamo. Intanto grazie a tutte le persone, siete meravigliosi perché grazie. State veramente tutti dentro, completamente pazzi, auguro. Sono totalmente pazzi, totalmente, ma io mi sto innamorando di questo party sempre di più. E vi voglio molto bene. Intanto chiudo la live e poi ci salutiamo. Ciao ragazzi, buonanotte, buonanotte. Ciao, buonanotte. Pazzesco. Ciao. Buonanotte. Ciao ciao.